Spegnete i cellulari. Buonasera a tutti, bentrovati, buonasera a quelli presenti in studio, quelli numerosi da casa che non vedo ancora nessuno. Complimenti a chi viene, visto che noi siamo gli anti Sanremo, eh. Hanno detto ma cambiamo, non penso che ci sia molta gente che debba scegliere tra Sanremo e questo corso, credo che chi viene qua, insomma, sono cose abbastanza disgiunte, disgiunte. E, niente, io vi ringrazio di essere qua. Dico due parole introduttive un pochino sul corso che abbiamo imbastito come istituto. Allora, abbiamo usato come terminologia idiozia artificiale. Tutti, non parlo dell'istituto perché penso che chi c'è ci conosce, chi ci vede si documenterà. E abbiamo usato appositamente una parola un pochino provocatoria perché volevamo fare una riflessione sull'intelligenza artificiale che fosse un pochino, come dire, non scontata. Non scontata. Non si tratta di essere già sul negativo, perché mi hanno detto già alcuni, hanno detto, ma siete già tutti negativi. No, si tratta di provare, noi da filosofi, non siamo degli informatici, siamo dei filosofi. Io insegno anche logica della verità e quindi ho anche qualche competenza di logica, no? Non informatica in senso stretto, però la nostra idea è quella di cercare di fare una riflessione filosofica su questo fenomeno che ormai è dilagante, eh? Ormai non c'è giornale che apri che non ci abbia un articolo di intelligenza artificiale. Durerà ancora per un pochino, credo come tutti, un pochino le mode, anche perché in realtà il tema dell'intelligenza artificiale se ne parla molto adesso, perché in effetti con ChatGPT tutti rimaniamo stupiti del fatto che tu gli scrivi, lui ti risponde anche in modo educato e cortese, fa delle cose incredibili, oppure tutte le nuove applicazioni che ci sono, però è un problema che non è certo nuovo, eh? Non è certo nuovo. E la nostra idea è quella di provare a proporre una riflessione filosofica proprio su questo tema qua. Io apro oggi con il mio intervento, che è un intervento un pochino introduttivo, sia a livello di tematiche che anche a livello un pochino di bibliografia. Io ho portato con me una pila di libri che ho letto, altri sono anche molti ebook, altri ne ho anche a casa, perché in questa riflessione qua mi piaceva anche dare qualche riferimento bibliografico. Poi, siccome c'è il video che resta su YouTube fisso, uno poi può andarsi a vedere la bibliografia in modo dettagliato. E quindi voglio aprire il corso in qualche modo in modo introduttivo e vorrei fare delle riflessioni proprio di natura filosofica, cioè non c'è bisogno di essere degli informatici per ragionare su certe cose. E con voi volevo proporre la lettura di alcuni testi classici, ce ne saranno anche di Platone, tanto per dire, perché l'intento è quello di capire, cercare di capire questo fenomeno e capire soprattutto cosa implica per la nostra vita e per la nostra esistenza. Gli altri interventi sono il prossimo con Enrico Ghidoni, che già molti di voi conoscono, naturale contro artificiale. Il terzo intervento facciamo ogni 2 mercoledì, quindi non venite il prossimo mercoledì neanche quelli su YouTube, non connettetevi, mi raccomando, perché perdete tempo. Il 6 marzo ci sarà Contro gli algoritmi, fatto da Andrea Pira, Samario Enrico Gerricone. Poi avremo il 20 marzo Catastrofe artificiale con Silvano Tagliagambe, che è uno, io penso che oggi possiamo dire che è il più importante epistemologo italiano, sicuramente, sicuramente. E questo sarà solo online perché si collegherà da Cagliari, Silvano. E 3 aprile, Intelligenza artificiale, una prospettiva socio-evolutiva con Alberto Cebolini, che è docente di sociologia all'Università di Reggio, esperto di Luhmann, quindi teoria dei sistemi, è un amico oltretutto, persona molto intelligente, molto competente e darà un taglio soprattutto, lui dice di essere un sociologo, in realtà è più filosofo che sociologo, comunque un taglio socio-evolutivo all'approccio dell'intelligenza artificiale e poi chiuderemo il 17 di aprile con Robot Medievali, con Giovanna Casalgrandi, che è mia moglie, che è qua presente, e sarà una lezione in cui mia moglie in matematica è completamente negata, in informatica penso che non sappia neanche che cosa voglia dire, quindi sarà un incontro sicuramente non tecnico, però mo sarà molto 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 interessante perché si parlerà proprio di robot medievali, perché in realtà nel Medioevo c'erano dei robot e molto, molto, molto importante anche l'approccio che avevano i medievali alla teoria della meccanica, della tecnica. Questo un pochino è il nostro percorso. E chi vuole può andare sul sito dell'istituto, in cui può scaricare il nostro Deppland, in cui ci sono anche tante altre attività. E faremo dopo il corso
un percorso su Severino e Tommaso, faremo tre incontri di confronto tra Severino e Tommaso, e poi avremo ad aprile, 19 aprile, anche un incontro speciale con Massimo Cacciari, che si collegherà assieme a Silvano Tagliagambe per rappresentare il suo ultimo, la sua ultima fatica intellettuale, che è Metafisica Concreta. Inoltre facciamo delle cose anche fuori sede, perché ogni anno noi come istituto diciamo di fare poche cose, ne facciamo sempre di più, vero? Non ci riusciamo a farle. E a Casal Maggiore faremo un percorso sugli enigmi, diciamo giallo e letteratura e filosofia, e poi faremo la presentazione del nostro libro, di cui parlerò anche oggi, sull'inutilità, il 2 marzo alla Biblioteca di Bentivoglio. Comunque tutte le nostre attività sono in questo bellissimo deathline che si chiama Meditatio. Bene, se avete poi domande interrompetemi, e adesso mi avvio a iniziare la nostra riflessione. Allora, che cos'è l'intelligenza artificiale? La cosa migliore, ci sono un miliardo di definizioni, ne hanno contati circa 55 gli esperti, la prima risale al 1955, ma qualcuno addirittura al 1919, ho letto anche, in cui non c'erano... Sì, forse questa la puoi spegnere, questa qua, sì. Io l'ho chiesto a ChatGPT, cos'è l'intelligenza artificiale? Quindi sono andato sul sicuro, chi meglio di lui me lo può dire? E dice ChatGPT, da una definizione che è abbastanza corretta, l'intelligenza artificiale è un campo dell'informatica che sviluppa sistemi capaci di apprendere e eseguire compiti intelligenti, emulando alcune funzioni cognitive umane. Questa è l'intelligenza artificiale. Ma ripeto, sono un miliardo di definizioni, le canoniche sono 55. Quindi sono sistemi che apprendono ed emulano l'intelligenza umana. Molto semplice, molto semplice. Diciamo, se vogliamo capire un po' meglio che cos'è l'intelligenza artificiale, ecco, io consiglio la lettura di un saggio di Turing, Alan Turing, famoso matematico, famoso informatico, fondatore, diciamo, proprio della teoria dei computer, no? Le macchine di Turing sono dei computer, lui le ha teorizzate, un grandissimo logico, sappiamo, bellissimo film, The Imitation Game, in cui ha avuto un importante ruolo anche nella Seconda Guerra Mondiale, una storia molto particolare, anche molto triste peraltro, e sicuramente un genio, che nel 50 ha scritto questo celeberrimo saggio, molto leggibile, peraltro lo possono veramente leggere tutti, in cui fra le varie cose dice che cos'è una macchina calcolante. Che cos'è una macchina calcolante? Non state neanche a leggerlo, perché ho riportato il testo, ciao, ho riportato il testo perché per comodità, se volete leggerlo dopo. Comunque, l'idea sua è molto semplice. Che cos'è una macchina calcolante? È un... Fa l'esempio di una ruota. Una ruota che scatta, che gira di 120 gradi alla volta, quindi 120, 240, 260, che può essere fermata da una leva azionata dall'esterno. E inoltre c'è anche una lampada che si accende in una delle posizioni della ruota. Ecco, una tale... tale macchinario, una ruota che gira con una leva, una lampada che si accende, può essere descritta attraverso una formulazione un pochino matematica, in cui sostanzialmente ha un certo stato della ruota e un certo stato interno della macchina, succede una certa cosa. La tabella è quella qua sotto. Q1, I con 0 e I con 1. Quando la ruota è in Q1 e lo stato interno è in I con 0, succede che la ruota va in Q2. Quando la ruota è in Q2 e lo stato è in I con 0, succede che la ruota va in Q3. Quando la ruota è in Q3 e lo stato è in I con 0, succede che va in Q1. Cosa vuol dire semplicemente? La leva è abbassata, cioè la ruota è nello stato 1, va nello stato 2, Q2, 120. La leva è abbassata, va in Q2. Va in Q3, 240, la leva è sempre abbassata, torna in Q1, è la prima riga. Questo è. Quindi c'è uno stato interno, una situazione e la ruota che gira. Se invece la leva è alzata, in qualche modo la ferma, quando la ruota è in Q1 e la leva è ferma, la ruota resta in Q1. Quando la ruota è in Q2 e la riga sotto e la leva è nello stato I con 1, la ruota resta in Q2. E quando la ruota in Q3 e la leva è alzata,
la ruota resta in Q3. Questo è una macchina a stati discreti. Cosa fa la luce? La luce si accende quando la ruota è nello stato Q3. È la tabella sotto. Quindi in Q1 la luce è spenta, vedete la riga sotto, in Q2 la luce è spenta, in Q3 invece si accende. In Q1 è spenta, in Q2 è spenta, in Q3 è accesa. Spenta, spenta, accesa. Questo è una computing machine. Cioè le macchine di Turing sono esattamente questa roba qua. Cosa sono le macchine pensanti? Hanno una struttura semplicissima. Se io ho questo bellissimo libro che si intitola Computabilità e Insolubilità, è molto vecchio, ma è fatto molto molto bene, in cui ti descrive formalmente che cos'è una macchina di Turing ed è una cosa di questo tipo qua. Sono delle quadruple in cui ci sono degli stati che ti dicono cosa succede quando c'è una certa situazione interna. Ecco, qual è proprio la definizione più semplice di una macchina di Turing? Tolgo questa distinzione qua. È un qualcosa fatto così. C'è un input, c'è un algoritmo e c'è un output. Input, algoritmo, output. Input, algoritmo, output. Questa è una computing machine. Tutti i computer sono fatti così. Tutti i laboratori elettronici sono fatti così. La struttura di tutto, anche delle reti neurali, è fatta così. C'è una certa situazione, c'è un certo algoritmo che può essere configurato in un certo modo e c'è un certo prodotto finale. Input, algoritmo, output. Questa proprio è la, come dire, la definizione più semplice di una macchina di Turing, una macchina pensante. Sono così le calcolatrici. C'è la calcolatrice, tu digiti su una tastiera una certa operazione, 2 più 2, input, uguale, algoritmo, uguale, 4. La calcolatrice è a tutti gli effetti una macchina pensante. Infatti Turing, quando parla di computing machine, parte esattamente dalle calcolatrici, addirittura fatte in modo meccanico, no? Perché sono teorizzate da Babbage, fatte da Lovelace, anche Leibniz ne aveva pensato una, anche Pascal. Ma una calcolatrice non ha niente di essenzialmente diverso da ChatGPT, perché è input, algoritmo, output. ChatGPT cosa fa? Domanda, algoritmo, comincia a fare le sue ricerche, output ti dà la definizione di intelligenza artificiale. Questo fa. Poi cosa succede all'interno della macchina è tutto da capire, è tutto da vedere, però la struttura è esattamente questa qua. Input, algoritmo, output. Non sei convinto? No, io la sto facendo molto semplice, perché altrimenti vi tiro fuori la definizione formale. Già queste slide, che tra l'altro sono bellissime stasera, perché me le ha rifatte completamente mia figlia, perché io sono un assassino delle slide, ho cercato di fare una cosa molto, molto intuitiva. Ora, qual è il grande problema di cui si parla oggi? Ma le macchine che hanno questa struttura possono pensare? Questo è il grande, il problema che si sente più spesso è: ma le macchine potranno in qualche modo essere intelligenti quanto più dell'uomo e quindi soppiantare in qualche modo l'intelligenza umana? Questo è il grande tema di cui si parla e di cui oggi, peraltro, non vorrei parlare. Però su questo tema io vorrei fare una riflessione di tipo anche, un pochino filosofico, filosofico-logico. Quindi, ci siamo fin qua? La struttura è semplice. Bene, ci può essere una macchina che funziona così, che con input, algoritmo, output, sia addirittura superiore all'intelligenza umana? Qui le teorie sono divise. Io vi ho portato, alcune. C'è chi dice di sì, c'è chi dice forse, e c'è chi dice che è impossibile che succeda. Vi cito alcuni autori anche per darvi delle indicazioni bibliografiche. Chi dice di sì? Uno è questo signore qua, che si chiama Kurzweil, che ha scritto la singolarità, il quale dice che, considerando lo sviluppo esponenziale che c'ha la genetica, le nanotecnologie e la robotica, a breve si arriverà a un picco tale per cui ci sarà una ibridazione tale tra l'uomo, le macchine e i robot, per cui si arriverà a un qualcosa di completamente nuovo, un nuovo evento proprio nella storia dell'umanità. E questa lui la chiama la singolarità. La singolarità sarà un qualcosa che sarà un ibrido tra uomo e tecnologia, che sarà nettamente superiore all'uomo. Un libro inquietante.
però devo dire anche fatto, come dire, molto, molto bene, molto scientifico. C'è chi dice che, qualcuno dice che è un pazzo, a me sembra un visionario, no, ho sentito delle critiche forti anche, però a me sembra un visionario ed è un libro che vale la pena leggere, questo qua. Invece un altro autore che ha risposto sì, in modo un pochino più, meno visionario, però altrettanto documentato, è Bomstrom, il quale ha scritto questo libro che si chiama Superintelligenza. Anche questo è un libro un po' impegnativo, ma lui sostanzialmente dice che si arriverà prima o poi a una superintelligenza. Cioè, cos'è una superintelligenza? Non è la calcolatrice, è un qualcosa che già supera l'uomo a livello di calcolo. Una banale calcolatrice ci supera a livello di calcolo, no? Non è quella una superintelligenza. Lui dice che una superintelligenza sarà una macchina che su tanti aspetti, quindi non solo quello del calcolo, dove siamo già completamente superati, in qualche modo supererà l'uomo anche su aspetti decisionali, anche di scelte qualitative, eccetera. E lui dice, per me ci arriveremo a questa superintelligenza. C'è chi è più prudente, io qua consiglio un libro, adesso non l'ho qua con me, che è quello della Mitchell. Mitchell è un bellissimo libro introduttivo all'intelligenza artificiale, che lo consiglio a tutti perché è scritto molto bene. Comunque lei è una allieva di Hostetter, autore che ha scritto quel celeberrimo testo che si chiama Guide le Escher e Bach. Lei è una sua allieva. Hostetter, tra l'altro, che era molto pro, dopo in questo libro qua, cita delle sue frasi in cui è un po' terrorizzato dalle nuove sviluppi che può vedere l'intelligenza artificiale, salve. E lei dice, può essere che ci arriviamo, può essere che ci arriviamo. Invece ci sono autori che dicono no, assolutamente no, non sarà mai possibile, proprio non sarà logicamente, non perché la tecnica non ci arriva, però perché, come dire, è di principio impossibile che una macchina possa arrivare a un'intelligenza di tipo umano. Gli autori, anche qua sono molti, io ne ho citati quattro. Uno è Chomsky, che ha scritto, una sua bellissima intervista sul New York Times, abbastanza recente, dell'8 marzo 2023, in cui sostanzialmente dice, noi ragioniamo in un certo modo, noi con pochi dati arriviamo a delle conclusioni abbastanza buone. Noi con pochi dati, l'intelligenza umana è tale per cui noi con pochi dati alla fine riusciamo a fare dei ragionamenti e a trarre delle conclusioni importanti, no? Invece le macchine funzionano in un modo completamente diverso. ChatGPT, per rispondere alla mia domanda che cos'è l'intelligenza artificiale, deve essere stato alimentato, trainato, allenato, ma da miliardi e miliardi e miliardi di dati, in modo tale da sapere parlare bene in italiano e anche andare tramite delle connessioni che sono il frutto di un'elaborazione di miliardi di dati a andare a pescare in tutta la sua incredibile banca dati la risposta giusta a questa domanda. Noi non funzioniamo così, noi con poco rispondiamo. ChatGPT ci vuole moltissimo più e meglio risponde. Questo è Chomsky. Fagin è un altro autore che oggi va per la maggiore, molto bravo. Lui ha di bello che è sia uno scienziato, sia un imprenditore, perché le ha fatte le macchine, e sta diventando anche un filosofo. Lui è uno degli inventori del microprocessore, proprio ha avuto una causa con l'Intel che l'ha vinta, tra l'altro, quindi è uno che le ha fatte, ha veramente fatto il computer, e nella ultima parte della sua vita ha deciso di dedicarsi al tema della coscienza. Lui ha avuto un'esperienza mistica anche, che narra in modo anche molto bello nel suo libro Silicio, e ha detto, io ho avuto questa esperienza mistica particolare, non di tipo religiosa, proprio lui si è sentito a un certo punto fuori dal suo corpo e ha visto delle cose strane, e dice, questa esperienza io capisco che è una cosa irriducibile, cioè nessuna macchina fatta di silicio, di elettricità, eccetera, potrà mai avere un qualcosa simile all'esperienza che ho avuto io. La coscienza è irriducibile rispetto, diciamo, a una meccanizzazione. Questo è Fagin. Poi ci sono altri autori molto interessanti, ma adesso non voglio neanche entrare sul tema, perché è bello il tema, ma non era questo l'orizzonte della serata. Penrose è uno scienziato importante, un fisico, ha scritto bellissimi libri, tra cui La mente nuova dell'imperatore. Lui sostanzialmente si rifà ai teoremi di Gödel, di cui non vi dico niente, comunque sono dei teoremi che dicono che ci sono alcune frasi che non sono dimostrabili. C'è un teorema matematico che dice questa frase non è dimostrabile, cioè non è calcolabile. Siccome noi capiamo quel teorema lì,
capiamo che questa frase non è calcolabile, noi uomini la capiamo, ma la macchina non potrà mai calcolarla perché non è mai calcolabile. E quindi lui, alla luce del teorema di Gödel, che è un risultato, forse il più importante risultato della storia della logica del Novecento, dice, alla luce di questo, le macchine non possono, noi abbiamo una capacità di pensiero che le macchine non possono tecnicamente avere. Anche qua discussioni infinite, una bibliografia che non finisce più questa qua, però è una prospettiva interessante. Poi abbiamo Searle, che fa un ragionamento molto, molto bello, e dice, ma un conto è input algoritmo output. Un conto è capire. E fa l'esempio della stanza cinese. Io non so niente di cinese. Sono in una stanza. C'ho dall'altra parte uno che mi parla, che mi scrive la roba in cinese. Io vedo, io non so il cinese, no? Immaginatevi, vedo su uno schermo, adesso non è proprio così il suo esempio, dei caratteri cinesi, degli ideogrammi. Io ho con me un manuale, seguo delle istruzioni, no? E ho dei sacchi in cui ci sono gli ideogrammi. E il manuale mi dice, quando c'è quell'ideogramma lì, o quello lì e quello lì, tu prendi questo ideogramma, ne metti uno qui, uno qui, uno qui, e fine. Il manuale è un qualcosa che ti dice come rispondere, no, a una domanda fatta in cinese. Io non so il cinese, però uno dall'altra parte dice questo qua è un fenomeno di cinese. Sarebbe come dire che io gioco a scacchi contro qualcuno. Io gioco a Go, io non so come si giochi a Go. Oppure anche a scacchi, uno che non sa giocare a scacchi. C'è qualcuno che gli suggerisce le mosse e non se ne accorge nessuno, lui qua vince con Kasparov, ma non ha capito niente degli scacchi, no? Bene, lui dice, le macchine ragionano così. C'hanno un input, c'hanno un algoritmo delle istruzioni, c'hanno un output, ma non capiscono quello che fanno. Questo è Searle. Anche qua, innumerevoli discussioni. Una ragione, è una petizione di principio. È un argomento forte questo qua. È bellino questo argomento qua di Searle. Secondo me è forte. Lui dice sostanzialmente, è un conto è la sintassi, disporre dei simboli. Un conto è la semantica, cioè capire cosa fai. Quindi sono due cose molto diverse. Capire cosa fai mentre lo fai e fare le stesse identiche cose senza capire quello che fai. All'esterno non appare niente di diverso, però da una parte c'è la comprensione, dall'altra no. Poi c'è Severino, che anche lui fa una bella riflessione in questo librettino qua, è un grande Severino, in cui Emanuele Severino e ha fatto anche un confronto che si vede si è cercato su YouTube con Perrosi, in cui fa una bella riflessione sul fatto che il pensiero umano è un qualcosa che è completamente diverso dalla dimensione input algoritmo output, cioè il pensare umano è qualcosa di è un orizzonte intrascendibile, no? Noi quando pensiamo abbiamo a che fare con un orizzonte intrascendibile, noi non possiamo pensare qualcosa fuori dal pensiero, non possiamo pensare che ci sia un qualcosa fuori dal pensiero, perché nel momento in cui diciamo che c'è qualcosa fuori dal pensiero, lo stiamo pensando. Quindi il pensiero è un qualcosa di intrascendibile, no? Se uno fa questo semplice ragionamento, che è sempre un po' inquietante quando lo faccio, ma è così, Il pensiero è un qualcosa che tu non puoi trascendere, Non puoi dire c'è qualcosa, c'è il mio pensiero, qualcosa fuori dal pensiero, ma vedi che lo stai pensando. Pensare ha a che fare con questo orizzonte un po', non dico strano, però c'è. E le macchine non hanno per niente a che fare con questo orizzonte qua, no? Sono dei calcoli le macchine. C'è un input, un algoritmo e un output. Ecco, questo è un pochino, veramente anche molto velocemente, le prospettive su le macchine possono pensare o meno. Non è questo il tema della serata, Però volevo fare un ragionamento logico, perché secondo me non è un problema questo qua. Per me non è un grosso problema, proprio per... La tesi, le macchine possono pensare, la tesi, le macchine non possono pensare. Secondo me si arriva in ogni caso a delle conclusioni simili. Perché? Questo è un po' una buttata che faccio, però è un ragionamento logico, questo è un ragionamento filosofico che vi propongo. Bene, superintelligenza, no? Bostrom scrive il libro Superintelligenza e dice si avrà una superintelligenza e il problema sarà come controllare la superintelligenza. Thompson dice, secondo me ci si arriva una superintelligenza, quella sarà il problema dell'uomo. Come controllare questa superintelligenza? Non è che dobbiamo pensare
ha un futuro, non sono dei pazzi, questi qua non è che dico ci sono i robot che vengono in casa nostra e ci ammazzano. No, lui dice se noi continuiamo a digitalizzare tutto, a usare sempre di più l'intelligenza artificiale, si arriverà a un certo punto in cui ci sarà una super connessione tra tutte queste macchine, per cui veramente ci sarà un'intelligenza che è superiore all'uomo. Come facciamo a controllarla? Questo è il tema di Bostrom. Ora, se c'è una superintelligenza, noi non la possiamo controllare. Se c'è una superintelligenza, se veramente si arriva alla superintelligenza, noi non la possiamo controllare, perché se la controllassimo non sarebbe una superintelligenza. Cioè, per forza. Cioè, perché è debole quel libro lì? Ma perché è una contraddizione. Una superintelligenza non la controlli se è una superintelligenza. Se tu sei più intelligente di me e io ti controllo, vuol dire che sono più intelligente di te. Se tu sei veramente super intelligente, non ti fai controllare. Quindi, se si arriva a una superintelligenza, ci possiamo smettere di porci il problema del controllo. Sarà per forza superiore a noi. Antitesi, no? Quindi la tesi è, triangolino di sinistra, se si arriva a una superintelligenza, allora non potremo controllarla e saremo dominati dalla superintelligenza, dalle macchine. C'è niente da fare. È inutile porsi il problema di controllarla. Antitesi. Facciamo che non si arrivi a una superintelligenza e facciamo, questa è un'assunzione, che noi continuiamo a delegare, quindi noi diciamo che le macchine saranno sempre meno intelligenti di noi e noi continuiamo, come sta succedendo adesso, a delegare alle macchine sempre più funzioni. Ma vuol dire che noi siamo meno intelligenti delle macchine? Perché se c'hai una persona meno intelligente di te a cui tu deleghi delle funzioni, vuol dire che sei veramente meno intelligente della persona. Quindi è un po' una buttata che vi faccio, ma è così, eh? Cioè, se non si arriva a una superintelligenza e noi continuiamo a delegare, noi vuol dire che siamo meno intelligenti delle macchine. Tu le deleghi delle tue funzioni importanti, le deleghi a una persona che è meno intelligente di te? No. Casomai è una più intelligente, eventualmente. Mi fido di quello lì, è più intelligente di me. Gli do da gestire, che ne so, il mio piccolo patrimonio finanziario, se è più bravo. Ma se è meno intelligente di me, vuol dire che sono ancora più stupido io, no? Quindi, perché non mi appassiona più di tanto la tematica possono pensare? Perché è un circolo vizioso. Se possono pensare, siamo finiti. Se non possono pensare e continuiamo così, va a finire che siamo meno intelligenti di loro, eh? Questo è un pochino un ragionamento che faccio, per cui vi spiego perché non mi ha appassionato questa tematica qua. Invece, secondo me, il pensiero, il tema molto più importante, cioè il problema principale di cui voglio parlarvi stasera, non so se quanto ci metterò, è proprio la tendenza a delegare alle macchine delle capacità umane. Questo è la tematica di cui vorrei parlare stasera. Cioè, oggi abbiamo la tendenza a delegare alle macchine, alla tecnica, delle capacità umane. Quindi, siccome c'è questa tendenza qua, e dopo vedremo anche perché c'è, si tratta di capire cosa implica questo problema ed eventualmente come si può, non dico risolvere, ma perlomeno gestire. Ecco, questa è la tematica di cui voglio parlare stasera. E per parlare di questa tematica vorrei partire, abbiamo visto il testo di Turing, classico, no? E poi il testo in cui c'è l'imitation game, quello lì, in cui c'è il gioco di limitazioni, di cui non posso parlare stasera. E vorrei leggere con voi, e cercherò di farlo nel modo migliore possibile, perché mi dicono che sono un cane a leggere, ed è anche vero, eh? Vorrei leggere indegnamente un brano di Platone. Perché parlo di Platone? Perché Platone è spesso citato come, c'è chi dice, ah, ma tu sei contro l'intelligenza, a parte il fatto che io non sono contro l'intelligenza artificiale, no? Però, diciamo, chi è critico verso l'intelligenza artificiale dice chissà cosa succede, è un po' come Platone che era critico verso la scrittura, che diceva chissà cosa succede, e invece siamo andati avanti benissimo con la scrittura, no? Viene sempre citato Platone come un po' un rincoglionito. No, è così, no? Cioè, sembra un coglione, no, Platone? Scusate la parola, no? Allora, Platone non era proprio esattamente un rincoglionito, ve lo posso assicurare. Ed è interessante, invece, andare a leggere i classici, no?
non devi andare a sentire le citazioni, no? Non sono d'accordo con chi dice, io questo libro non l'ho mai letto, però come se l'avessi letto perché ne parlano tutti. No, devi andare a leggerlo e poi vedi quanto è profondo è Platone. Ne parla in due luoghi Platone della scrittura, nel Fedro, proprio alla fine del dialogo, dialogo bellissimo, e nella settima lettera, che è una lettera molto autobiografica peraltro. Leggiamo i due brani principali e vediamo se Platone, a distanza di 2500 anni, c'è qualcosa da insegnarci, non a insegnarci, diciamo, se ci fa pensare. Se ci fa pensare Platone. Allora, qua è il Fedro, no? Ah, il contesto è questo. Sapete che Platone era contro il mito e i suoi scritti sono strapieni di miti, no? Questo è un mito, è un racconto. In cui Socrate, qua è Socrate che racconta questo mito qua, questa storia, è la storia di uno scienziato che si chiama Teut, penso che si pronuncia così, che va da un re che si chiama Tamus e gli presenta le sue invenzioni. Tra queste gli presenta anche la famosa scrittura. Vediamo. Questa scienza della scrittura alfabetica, o re, disse Teut, renderà gli egiziani più sapienti e arricchirà la loro memoria, perché questa scoperta è una medicina per la sapienza e per la memoria. E il re Tamus rispose: «Oh, ingegnosissimo Teut, una cosa è la potenza creatrice di arti nuove. Altra cosa è giudicare qual grado di danno e di utilità che esse posseggano per coloro che le useranno». Dice, una cosa è che fai delle grandi invenzioni, altra cosa è valutare l'utilità e il danno per chi le usa. «E così ora tu, per benevolenza verso l'alfabeto di cui sei inventore, hai esposto il contrario del suo vero effetto». Lui diceva, ci dà sapienza e memoria. E il re dice, no, valutiamo un attimino questo strumento. È il contrario. Perché infatti esso ingegnerà oblio nelle anime di chi lo imparerà. Esse cesseranno di esercitarsi la memoria perché, fidandosi dello scritto, richiameranno le cose alla mente non più dall'interno di se stessi, ma dal di fuori, attraverso segni estranei. Ciò che tu hai trovato non è una ricetta per la memoria, ma per richiamare alla mente. Verissimo. Quando noi scriviamo dimentichiamo. Perché è utile scrivere? Perché io dopo mi vado a rileggere e mi richiamo. Io faccio un sacco di schemi, di libri. Quando faccio gli schemi mica me li ricordo, però so che sono lì, li vado a prendere e mi ricordo la testa. Ma quello non è... Quello è uno strumento per richiamare la mente, ma non per ricordarsi. Un conto è la memoria, un conto è richiamare la mente, è completamente diverso il discorso. Né, secondo Stoccata contro la sapienza, né tu offri vera sapienza ai tuoi scolari, ma ne dai solo l'apparenza, perché essi, grazie a te, potendo avere notizie di molte cose senza insegnamento, si crederanno d'essere dottissimi, mentre per la maggior parte non sapranno nulla. Con loro sarà una sofferenza di scorrere, imbottiti di opinioni invece che sapienti. Qual è il problema? Questo è ChatGPT, Google, i motori di ricerca. Quando è morto Giulio Cesare? Ma tu vai su Google, fai Giulio Cesare morte, ti viene 15 marzo del 44 avanti Cristo, no? Questo non è che io lo sappia a memoria, l'ho letto oggi, non è che lo sa a memoria, però è così. Uno dice, beh, ma c'è Wikipedia, io per sapere le cose faccio esattamente come dice Platone, potendo avere notizie di molte cose senza insegnamento, si crederanno di essere dottissimi. Io con un computer so tutto, mi fate una domanda e vi rispondo a tutto, quasi tutto, vi rispondo. E con loro sarà una sofferenza parlare, perché sono imbottiti di opinioni, invece non capisco niente. Questo dice Platone. Quindi, il testo, che è molto bello, è importante perché dice la scrittura causa una perdita di memoria interna e la scrittura produce falsi sapienti. Questo dice Platone della scrittura. Poi dice delle altre cose sulla scrittura. Qua passiamo alla settima lettera. Platone è un grandissimo filosofo, tra l'altro un grandissimo artista, perché scrive benissimo. È una lettera molto autobiografica, parla anche della sua esperienza politica.
e parla anche appunto di Dioniso, che era un suo pseudo allievo, un mezzo monarca che voleva fare il re filosofo, e qua Platone parla un po' di cosa gli è successo e dice, prova a leggere, oh, come ho letto abbastanza? Bene, meno male, ecco. Bene. Qua è Platone che parla, eh? Dice Platone, io posso dire di tutti quelli che hanno scritto e scriveranno dicendo di conoscere ciò di cui io mi occupo che non capiscono nulla, a mio giudizio, di queste cose. Su di esse, cioè sulle cose di cui mi occupo, non c'è né vi sarà mai alcun mio scritto, perché non è questa mia una scienza come le altre. Qua parla della filosofia, lui qua parla delle dottrine non scritte, cioè il cuore più profondo della filosofia di Platone, gli agrafa dogmata, dottrine non scritte, proprio il nucleo più forte, più vero della sua filosofia, possiamo dire. Dice, perché non è questa mia una scienza come le altre, essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s'accende da fuoco che balza. Nasce d'improvviso nell'anima, dopo un lungo periodo di discussioni sull'argomento e una vita vissuta in comune. Se Dioniso o qualche altra persona maggiore o minore di lui ha scritto sui principi primi e supremi, non ha certo scritto per richiamarsele nella memoria nel futuro. Sono cose che non si possono dimenticare una volta penetrate nell'animo, che si riducono a brevissime formule. Quindi qua è Platone, che parla del nucleo più profondo della sua filosofia. Adesso non entriamo sul tema, tra l'altro il nostro Giovanni Reale è uno studioso italiano che ha scritto una bellissima tesi, proprio una rilettura di Platone alla luce di queste dottrine non scritte. Vabbè, lasciamo perdere. Pensiamo alle cose più vere che abbiamo incontrato nella nostra vita, no? Possono essere esperienze anche d'amore, non sto scherzando, Però nella nostra vita ci sono stati momenti di verità, illuminazioni, periodi forti, momenti forti in cui hai capito qualcosa, che ne so, anche un insegnante che ti ha fatto nascere nell'anima il desiderio di, per me la filosofia, no? Per altri può essere qualcos'altro, il desiderio anche di, che ne so, di andare a fare il missionario, no? Ci sono momenti nella nostra vita di verità, i momenti più profondi di verità. Ecco, proviamo a pensare a questi qua. E proviamo a vedere Platone cosa ci dice su questi momenti. Ci dice tre cose, no? Sui momenti più profondi di verità che abbiamo incontrato nella nostra vita. Sono cose che non si comunicano con lo scritto, ma sorgono col tempo e con l'esperienza. Le cose più profonde, non le comunicano. Sì, un bel libro ti può catturare, io sono un lettore accanito e ci sono momenti in cui i libri ti catturano profondamente, ma non sono equiparabili queste cose a dei dialoghi che hai avuto con un'altra anima in cui hai capito veramente qualcosa e quest'anima ti ha trasmesso qualcosa, che sia amore, che sia conoscenza, che siano emozioni, non li puoi equiparare la lettura di un testo al dialogo profondo che hai avuto con un'altra anima, non sono equiparabili, non ne puoi scrivere e non te li dimentichi. Non te li dimentichi quei momenti lì, i momenti più profondi della tua vita, non te li dimentichi. E in fondo, si riducono a poche formule. Non è che ci sono dei grandi ragionamenti da fare. Quindi, qui, Platone sta parlando della scrittura. Cosa ci sta dicendo? Guardate, la scrittura non è contro la scrittura, Platone. Questa è una balla colossale. Dove è scritto? Prima ci ha detto, la scrittura fa dimenticare, causa oblio, e produce falsi sapienti. Lui ha scritto, Platone, non è che... Qua dice, le cose più importanti non si catturano con la scrittura, non si vivono con la scrittura, non si afferrano con la scrittura, ma con un colloquio anima-mamma di una vita vissuta insieme, una vita, qua parla di vita, La filosofia è vita, la filosofia è esperienza di vita. Questo è un grande filosofo che parla. Ecco. Questo è quello che dice Platone. Dice, ma cosa c'entra con l'intelligenza artificiale? Adesso faccio il passaggio all'intelligenza artificiale. Qua Platone, tra le cose profonde che dice, secondo me mette in luce una cosa, una cosa molto semplice. Noi, lasciate perdere la formula sotto, noi più deleghiamo,
e più perdiamo. Noi più deleghiamo, non c'è niente di male in questo, non è che dice che orrore, è una verità. Uno più delega e smette di fare quella cosa lì, e più la perde. E più la perde, quello è un esempio della calcolatrice, infatti. Cioè, è come dire, l'uomo ha delle capacità. Nel momento in cui le delega alla tecnica, a uno strumento esterno, che in questo caso era la scrittura, ma è la stessa cosa, può essere la calcolatrice, no? Nel momento in cui delega, le perde. Come dire che tra uomo e tecnica c'è una costante. Se fai le capacità umane più quelle tecniche, c'hai una costante. L'uomo le può delegare la tecnica. Se sono 10 dell'uomo e 0 la tecnica, no? Fa sempre 10. L'uomo può delegarne 4 alla tecnica, gliene restano 6 all'uomo e 4 va alla tecnica, fa sempre 10. L'uomo più delega e più perde. Più delega e più perde. Questo è quello, secondo me, che ci dice Platone. Deleghi allo scritto, non sai più ricordare. Abbiamo molta meno. Ma poi pensate che stava parlando di roba di 2500 anni fa, dove non è che i libri fossero, qua c'è una pila di libri che Platone se li scordava, no? Tutti i libri che abbiamo noi. Voi provate a pensare a una civiltà orale, che memoria dovevano avere le persone. Era tutta memoria, ragazzi, tutta memoria. Non c'era mica niente di scritto. È una memoria impossibile per noi, questa cosa qua. Allora, la storia è lunga, eh? Però secondo me Platone becca una cosa: più deleghi più perdi, più deleghi più perdi, questo ti dice Platone. Poi cosa è successo? Adesso mi avvicino un po' alla tematica dell'intelligenza artificiale. Diciamo, se tra uomo e tecnico c'era un pochino questa costante, scusate, vado un taglio veramente con l'accetta, però non è che sto dicendo delle cose sbagliate, cioè sono tutte fondate. Si sa che nella modernità la tecnica, grazie al progresso tecnologico che c'è stato, diventa uno strumento che è molto più performante dell'uomo. Cioè, soprattutto con la rivoluzione industriale si inventano dei macchinari in cui il rapporto non è più uno a uno, no? Ma è un rapporto per cui tu, quando deleghi qualcosa alla tecnica, la tecnica lo fa in modo molto più potente dell'uomo. Facciamo un esempio. Lo faccio dopo. L'invenzione dell'aratro. L'invenzione dell'aratro, l'uomo ha delegato l'aratro e l'uomo con l'aratro fa prima a arare un campo rispetto a zapparlo per terra. L'invenzione dell'aratro trainato da un trattore, l'uomo fa ancora prima. Lui con questa delega qua, sostanzialmente, delega la capacità di zappare a uno strumento che però è molto più performante dell'uomo. E questa è la tecnologia, no? Noi deleghiamo un qualcosa che è molto più performante di noi. Questo è il mondo in cui viviamo. È banale questa cosa qua, è banale. Però è così. In effetti, tu poi, man mano che deleghi, man mano perdi delle capacità. Qual è la forma? Questa bellissima cosa. Cioè, non è più uomo più tecnica costante. No, qua è diverso. L'uomo più la tecnica al quadrato. Quando l'uomo passa alla tecnica una sua capacità, la tecnica è molto più potente dell'uomo. Non so se sia chiaro. A me è chiarissimo questo esempio qua. Però partiamo dallo stato zero, in cui c'è l'uomo che ha 4, è il rosso, ha 4 capacità e la tecnica ne ha 0, cioè non c'erano gli strumenti, no? Quindi tutte le capacità umane erano tutte nell'uomo e non avendo strumenti era tutto nell'uomo, no? Ne delega una. L'uomo ha 3 capacità. Ne delega una che elevata al quadrato, 1 al quadrato fa 1. Sono sempre 4. È come aver inventato uno strumento che alla fine, se lo tenevi, davvero non averlo, era più o meno la stessa cosa, no? L'uomo ne delega 2. Allora, all'uomo ne restano 2, sono i rossi. Alla tecnica ne ha 2, ma alla tecnica vengono elevate al quadrato. Quindi la tecnica di cose non ne fa 2, ma ne fa 4. 4 più 2, 6. Non so se vedete. Bene, dice, cavolo, fantastico, la tecnica è molto meglio, io gliene delego un'altra, no? All'uomo ne resta una, la tecnica ne ha 3,
2 alla terza fa 8. 8 più 1, 9. 8, no, scusate, 3 alla seconda fa 9. 9 più 1, 10. Vedete che si fa molta più roba delegando la tecnica. Gli delego tutto, la tecnica fa 16, io non so più fare niente, però complessivamente faccio 16. È un po' quello che sta succedendo un pochino adesso, se noi ci pensiamo. Noi più deleghiamo, e proprio perché la tecnica è diventata molto più performante rispetto all'uomo, si tende a delegare sempre di più la tecnica. Perché se non fosse più performante rispetto all'uomo, non avremmo delegato tutta la tecnica. Non ci sarebbe questa tendenza. Cosa si è affermato? Una tendenza a delegare sempre di più. Ma perché si è affermata questa tendenza qua? Ma per un motivo molto semplice, perché il sistema, uomo più tecnico in questo modo, è molto più potente. Se c'era solo un uomo, facevamo 4. Deleghiamo tutta la tecnica, facciamo 16. Il sistema, se io lo guardo dal piano numerico, i quadratini, è molto meglio un sistema che fa 16 rispetto a un sistema che fa 4. È molto meglio. E noi così, cioè il livello di benessere che abbiamo oggi, per cui siamo 8 miliardi di persone, con sostanzialmente, anche se in alcune zone il livello è basso, ma un livello di benessere del genere, ma non se lo sognava neanche Carlo Magno minimamente. Il livello di benessere che c'è oggi una persona media, un re, ma non se lo sognava. Sì, aveva carne, aveva cibo, ma non tanta come noi. Quindi, qual è la bellezza della tecnica? È quella che ci ha dato un sistema tecnico che è assolutamente più performante rispetto a quello dove c'era l'uomo senza la tecnica. Allora, quando si parla di sistema, no? Io qua ho citato due autori molto, molto belli, secondo me. Quindi il sistema cosa vuol dire? Non guardare solo l'uomo, non guardare solo la tecnica, ma guardare l'insieme tra uomo e tecnica. E oggi il sistema tecnico si è sviluppato moltissimo, soprattutto con la rivoluzione industriale, e autori che hanno proprio riflettuto su questo sistema tecnico, ve ne cito solamente due. Uno è Kelly, che è il fondatore di Wired, la rivista importante, che è in qualche modo un tecnocrate, cioè lui dice che bello che è il sistema tecnico. Lui parla di techium, cioè non bisogna più pensare all'uomo da una parte e a questo strumento qua dall'altra, come ormai questi strumenti, lui dice, sono dei nostri prolungamenti sostanzialmente. È un'idea molto bella. Io senza, l'altra sera non mi si accendeva il computer, ero disperato. Ero disperato, perché io ho tutto qua dentro, vabbè che ho tutto in cloud, eccetera, però dovevo lavorare, sai, Walter, la sera io studio. Cioè, senza questo oggetto qua, io mi sento che avrei perso una bella parte della mia vita, probabilmente. Allora, il techium è proprio un insieme uomo più tecnica, no? Lui dice, Kelly, non guardiamo nell'uomo da una parte e lo strumento dall'altra. In realtà ormai c'è una sorta di simbiosi, no? Fra tecnica e strumento. E lui è un pro sistema tecnico. Invece Lull è un critico del sistema tecnico, però ve lo cito, è un grandissimo autore, Lull, che fa invece una forte critica al sistema tecnico perché dice che va poi alla fine contro l'uomo. Questi sono due autori, anche per spirito di equità, uno pro e uno contro il sistema tecnico. Ora, adesso ci avviciniamo al discorso dell'intelligenza artificiale. Cioè, Platone ci ha detto più deleghi, più perdi. Con la rivoluzione industriale la tecnica è molto più performante dell'uomo e quindi stiamo delegando sempre di più perché il benessere aumenta. Bene, cosa succede però? Qua bisogna fare una riflessione. Ora, finché noi deleghiamo, Toni, finché noi deleghiamo delle capacità, come dire, fisiche legate all'aspetto fisico dell'uomo, io francamente penso che nessuno rimpianga il fatto che l'uomo non usa più la zappa per andare a arare i campi. Finché noi deleghiamo delle cose che ci sollevano da dei compiti ingrati, non riesco a vederci un male, proprio assolutamente no. Io adesso mi permetto di fare una piccola parentesi autobiografica. Io, oltre ad essere un filosofo, sono anche, mio malgrado, un imprenditore, che ho due aziende, no? In una in particolare abbiamo deciso di prendere dei robot, spendendo anche, come dire, non vorrei farlo sbruffone, non
non voglio dire la spesa, però spendendo qualcosina di importante, perché un robot costa tanto. È un robot che evita all'uomo di fare un certo lavoro, che era sostanzialmente prendere un pezzo di acciaio incandescente e rovesciarlo, e lo fa il robot. Questo è un investimento che mi ha fatto l'anno scorso. Volevo portare anche il filmato, sono bellissimi, no? Sono questi robotini che prendono la roba, la mettono, la pressano, la prendono, mettono in pila, bellissima. Prima c'erano tre uomini che uno la prendeva, un altro girava, l'altro la impilava, adesso ci sono tre robot che fanno tutto loro, bellissimo. Come dire, cioè, cosa c'è? Per fortuna che ci sono i robot da questo punto di vista qua, quindi io non è che sono uno contro la tecnica, assolutamente, nella mia vita. Però da filosofo invece mi devo porre dei problemi, perché finché si delegano alla tecnica delle cose basilari, che sia il zappare, che sia spostare del ferro, che sia di fare dell'altra roba, nessuno può dire niente. Qual è il problema? Che noi col digitale e in particolare con l'intelligenza artificiale, noi cominciamo a delegare delle cose che vanno anche a intaccare la parte più alta delle nostre capacità umane. Cosa sta succedendo? Ne parlerà senz'altro anche Enrico Di Guidoni la prossima settimana, no? Però col digitale, cioè col fatto che tutti i dati vengono trasformati in bit 0-1, quindi tutto viene trasformato in numeri sostanzialmente, ci sono degli studi scientifici, di cui vi do la bibliografia dopo, ve lo faccio scorrere, che hanno dimostrato che la memoria, vabbè, quello lì è sempre meno, non è che lo dico io, ci sono studi scientifici che hanno dimostrato che la memoria nell'essere umano si sta sempre più riducendo. Quindi dice, vabbè, la memoria, vabbè, già lo diceva Platone, vabbè. L'attenzione si sta riducendo. Oh, ragazzi, l'attenzione comincia a diventare pesante, Cioè, da 12 secondi che avevamo di attenzione, adesso la media è 8 secondi di attenzione piena, 12-8 è un terzo, è perso. Se continua così diventa 4 e dopo non so come vada a finire. Cioè, l'attenzione è una facoltà che non è piccolina, perché è quella che ti fa capire le cose, l'attenzione, quello che ti fa stare attenti. Quindi quella digitalizzazione si sta sempre più riducendo la nostra capacità di attenzione. Si sta riducendo la capacità di lettura profonda. Si legge tantissimo in modo superficiale. Vai sul web, un articolo, si guarda i titoli, ti dicono anche quanti secondi ci vogliono per leggere, ne leggi 1,5 miliardi, però la lettura profonda, cioè la capacità di andare in profondità in quello che leggi, è una cosa che si sta sempre più perdendo. Proprio la capacità di lettura profonda. La capacità di scrivere in italiano si sta perdendo. Ci sono degli insegnanti preoccupati, anche docenti universitari, dove i ragazzi non sanno più, lasciamo perdere scrivere a mano, che si sta perdendo anche, ma anche proprio scrivere nella forma italiana corretta. Si sta perdendo un pochino anche la capacità di orientamento. Orientamento non è solamente il fatto che se usi il navigatore, in effetti, una volta quando avevi una mappa, io ho un pessimo senso dell'orientamento, no? Però adesso è proprio direi a zero praticamente, perché mentre una volta c'avevi una mappa e dici come facciamo per andare da Modena, che ne so, il viaggio di nozze con mia moglie, siamo andati in Irlanda, io avevo di fianco mia moglie, lei c'aveva la sua bella mappina, mi diceva vai qua a destra, mamma, dove siamo? Dobbiamo andare a Killarney. Avevi un'idea di cosa fosse, no? L'Irlanda. Adesso metti il navigatore, vai a destra, vai a sinistra, non è che c'hai un'idea di dove stai andando. Sì, c'è la mappa, però ti basterebbe dire destra, sinistra. Quindi anche la capacità di orientamento, che anche la capacità di capire dove sei in questo momento qua. Cioè, dove siamo adesso? Forse adesso qua non vedo cellulari accesi, ma se si va a qualche riunione, eccetera, oppure qualche anche ritrovo tra amici, siamo qua che stiamo parlando tra di noi, oppure c'è uno che è da tutt'altra parte, che sta chattando da un'altra parte. Dove siamo? Col cellulare. Io chatto con chi? Con uno che è dall'altra parte? Anche questo è orientamento, un po' non capire bene dove si è. Aveva scritto un libro Ferraris un po' di anni fa, no? Dove siamo? Ero sul cellulare. La capacità di stare insieme, beh, questo qua è evidente, no? Il problema dell'isolamento sociale è una netta conseguenza della digitalizzazione, problemi intersociali sono enormi, ma basta andare al ristorante e vedere tutti questi ragazzi qui, ma anch'io purtroppo lo faccio, che tutti insieme, tutti con la testa bassa che guardano il cellulare, non è mica andare fuori a mangiare quello lì, Da questo sono vittima anch'io, eh? Non
sto mica facendo della morale spicciola. Diciamo, queste sono tutte conseguenze di capacità che stiamo perdendo, eh? Memoria, attenzione, scrivere bene, orientarsi, stare con le altre persone. Poi dopo, adesso con l'intelligenza artificiale, ci sono altre capacità che vengono attaccate. Ripeto, finché era prendi un pezzo di ferro e lo sposti, ma che bella la tecnologia. Quando comincia ad arrivare queste cose qua, bisogna rifletterci. La capacità di ricerca delle verità. Quando è morto Giulio Cesare? Vado su Google, Giulio Cesare è morto, 15 marzo, 44. Che cos'è l'intelligenza artificiale? ChatGPT, che cos'è l'intelligenza artificiale? Riporto la parola. Cioè, noi con l'intelligenza artificiale adesso ci facciamo dire la verità da questi strumenti qua, eh? Ci facciamo dire la verità da questi strumenti qua. Cioè, cominciano ad avere anche una dimensione oracolare. È un filosofo francese, no? Molto forte, che ce l'ha a morte con l'intelligenza artificiale, e dice proprio questo. Cioè, prima non c'era. Prima c'era la calcolatrice, 2 più 2 uguale a 4, radice quadrata di 23, non so quale possa essere, no? Mi fido, no, di questa cosa. Ma qua è molto più spinta la cosa. Qua veramente fai delle ricerche, vuoi sapere cos'è la verità e lo chiedi all'intelligenza artificiale. Un navigatore è la stessa cosa. Noi ci facciamo guidare dal navigatore. È lui che ci dice dove vai. Quella è la strada migliore, ce la dice lui. Questa è una novità, eh? Queste sono novità. Cioè la dimensione oracolare è una novità proprio dell'intelligenza artificiale, il fatto che ci sia una dimensione oracolare. Quindi noi cominciamo a perdere anche la capacità di ricercare in un certo senso la verità, perché ce lo dice l'intelligenza artificiale. Io lo chiedo a lei, non vado a ricercare io, lo chiedo. Poi c'è anche la capacità di insegnare. C'è un celeberrimo articolo che vedo che gira moltissimo in rete, è ipercitato da autori che sono della Princeton University, di altre due università americane, che è celebre perché ha detto quali sono i 20 lavori che spariranno brevissimo con l'intelligenza artificiale. Il primo è call center, dice vabbè, mi dispiace, ma dice magari, ecco. Io dico vabbè, adesso mi dispiace, non voglio, spero che non ci sia nessuno, però insomma il fatto che sparisca il call center, c'è una voce dall'altra parte che se funzionasse bene forse sarebbe anche meglio, no? Perché non è che sparisce, c'è la vocina artificiale, no? Quindi tutte le centraliniste spariscono, quel mistero lì, quello è il primo, ma sono impressionanti gli altri 19, Gli altri 19, 14 sono di insegnamento, 14 sono di insegnamento, dove si dice religione, intelligenza artificiale, storia. Cioè, non è che c'è la macchina che ci insegna. Per insegnare ci saranno degli strumenti con delle belle lezioni già preconfigurate e magari con anche dei compiti già fatti, che l'intelligenza artificiale, ormai sono tutti questionari, ci mette un secondo a correggere, per cui il tuo insegnante sarà un bel video che ti darà un bel compito, che tu lo compili online e lui ti dà il voto. Non c'è mica più bisogno dell'insegnante. Cosa fanno gli insegnanti? Saranno di supporto, dicono, a questa attività di scolarizzazione per fare in modo che gli studenti capiscono, no? Quindi sta avendo anche la capacità di insegnare con l'intelligenza. Questo non c'era prima. Era inimmaginabile, no? Poter pensare che ci fosse un insegnante virtuale che ti facesse lui da... Quindi addirittura è proprio... come dire, l'uomo a servizio della macchina. Cioè, quando si dice la tecnica a servizio dell'uomo, ma in che film, ma dove? I miei robottini che ho comprato vanno benissimo. Cosa serve l'uomo? Dovete fare in modo che vadano bene. Dovete servirli, dovete pulirli, dovete togliarli, dovete fargli manutenzione. Loro vanno meglio di voi. Siete voi a servizio ormai si dice proprio nel coso comune, eh? Cioè, l'uomo è a servizio della macchina e qua è l'insegnante a servizio diciamo l'ex insegnante a servizio del vero insegnante, che è quello dell'intelligenza artificiale. Queste sono cose non piccoline, La capacità, dopo la perdi la capacità di insegnare, la perdi, La delega alle macchine, la perdi, poi magari la recuperi, cioè, la capacità di calcolo mentale non l'ho neanche detta, la seconda cosa.
quelli li abbiamo persi completamente. Io vedo in ufficio da me, 2x2, cavolo, 2x2, ma porca miseria, a me. Dai, è così. Poi c'è anche la capacità di decisione, cioè con l'intelligenza artificiale noi cominciamo a delegare alle macchine anche delle capacità di decisione, ma non decisione MAPS, vado a destra, a sinistra, decisioni mediche, diagnostiche, cioè come sto, chiediamolo all'intelligenza artificiale, ti fai le tue belle analisi, poi abbiamo un bel programma addestrato con miliardi e miliardi di radiografie che ti dicono che cosa c'hai di preciso. E poi ti fanno anche delle diagnosi e ti danno anche delle terapie. È il luogo in cui c'è più applicazione l'intelligenza artificiale, l'ambito medico. Dunque, stiamo parlando della nostra salute, eh? Stiamo parlando della nostra salute. Ma vedo che ha anche applicazioni nell'ambito giuridico. Non solo negli studi di avvocati che perderanno un sacco di posti di lavoro perché per le cause banali non c'è certo bisogno di un avvocato che ti dica come si ci fa a separare, eccetera, va benissimo con computer, ma anche a livello di giudici, cominciano a usarla anche a livello di giudizio delle persone. Quindi quello che stiamo delegando è un giudizio sulla nostra salute e un giudizio morale su di noi, eh? Queste sono applicazioni, come dire, sono i primi lavori che vengono persi, questi qua, e le applicazioni che vengono più, come dire, usate in questo momento qua in medicina. E questo un pochino ci deve un po' far riflettere, eh? Perché cominciamo a delegare della roba che poi una volta c'è la ragione platonica, una volta delegata la perdi, bisogna farci un ragionamento molto lucido. Poi ci sono anche delle cose positive che c'è l'intelligenza, diciamo il digitale e l'intelligenza artificiale. A parte il benessere che ci ha dato, che questo è scontato, perché è quello il punto, eh? Noi questo benessere non ci rinuncia nessuno. Oltre a questo, però, parlando solamente di capacità nostre interne, ci sono delle capacità invece che grazie al digitale sono invece, le abbiamo acquisite. Allora, una capacità che abbiamo acquisito, però a me non piace dirla, perché non è una capacità vera, quella è la capacità di usare gli strumenti tecnologici, no? I nativi digitali sono più bravi degli adulti perché sanno meglio smanettare sul web e col cellulare. Sì, è vero, però questa non è una capacità intrinseca, è una capacità che dipende solo dal fatto che c'hai uno strumento tecnologico. Cioè, nel momento in cui vai su un'isola deserta e non c'hai più il cellulare, il nativo digitale non è che c'ha una capacità in più di me. Io sono un boomer, ma non è una capacità intrinseca. Quella è una sciocchezza. È chiaro che chi nasce in un certo ambiente, per forza di cose, è più adatto a quell'ambiente lì. Però presuppone l'ambiente tecnologico. Invece ci sono delle altre cose che il digitale invece ha proprio riattivato. Ad esempio negli anziani l'uso del digitale fa bene, perché riattiva proprio dei neuroni, riattiva delle zone del cervello che prima erano spente. Io questo l'ho visto anche per mia esperienza personale, creando anche, adesso mi dispiace se lui mi sta ascoltando, quindi non posso dire, comunque. Vabbè, lo dico, non c'è niente di male. Noi abbiamo legato la nostra suocera sull'idea di mio figlio un tablet e la Luisa, sicuramente, che è una persona molto intelligente, però si è riattivata un sacco, poi adesso sta diventando dipendente perché ha visto tutte le serie di Netflix, quindi... Però, no, al di là delle battute, studi scientifici dicono che sugli anziani i device elettronici fanno bene, perché ti riattivano, eh? Ti riattivano. La capacità di multitasking. In questi studi dicono che l'uomo ha più capacità di prima di passare da un problema all'altro. Però devono essere problemi superficiali. Non riesce a passare da San Tommaso a Platone, a Hegel, tac, 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 tac. Eh? Puoi passare, sì, da un certo problema a un altro in modo veloce, stando un pochino sempre alla superficie. Il multitasking è una capacità intrinseca, quindi passare da un problema all'altro, che ad esempio è migliorata col digitale. Io poi vi dico la bibliografia dopo. Così anche come la capacità di ricerca, che è legato un po' a questo, cioè sono più svelti, no? Col digitale siamo più svelti a fare delle ricerche. Andiamo a vedere qua, là, tac, tac, tac. Si fa prima, però sempre stando un pochino in superficie. Ecco, questo è un pochino il quadro della delega degli strumenti fino all'intelligenza artificiale. Queste sono le cose che deleghiamo e che se continua così rischiamo di perdere. Le altre sono le cose che abbiamo acquisito. A me interessava questo problema qua. Questa faccio passare velocemente la bibliografia, perché poi se volete vederla
c'è il video su YouTube e la sul link più o meno esatti, non lo sto a commentare. Ecco, ma io vorrei tornare qua. Bene, che ore sono? Sono le 10. Un pochino lunga stasera, però. Adesso voglio provare alla conclusione. E vorrei provare a proporre una riflessione filosofica. Perché noi deleghiamo tanto alla tecnica? Perché deleghiamo tanto alla tecnica? Perché è comoda. Certo. Perché? Per far prima. Esattamente questo è il discorso. Tu deleghi molto perché fai prima, cioè fai più con meno. Fai più cose in meno tempo, no? Questo è il discorso. Cioè l'unico motivo per cui si delega tanto, ed è un motivo più che ragionevole, è che si fa più con meno. Questo è il discorso. Allora, siccome si fa più con meno, allora io delego che faccio più con meno. Questo è il motivo di fondo per cui noi deleghiamo tanto alla tecnica, perché si fa più con meno. Cioè si ha in qualche modo un'accezione positiva al 100% dell'efficienza. Cioè qualcosa di più efficiente è bene. Qualcosa di più efficiente è bene. Io sono un maniaco dell'efficienza, ve lo dico subito. però il presupposto di questa delega è che noi valutiamo come positivo il fare più con meno. Siete d'accordo? Franca? Io voglio solamente fare una domanda. Una domanda. Perché il tempo come tale è diventato così importante per noi? In questo tempo noi dobbiamo infilarci più cose possibili, perché quello che ci manca sempre, non parlo per me perché io sono in uno stato di grazia adesso, ma parlo per la gente giovane che mi circonda. Il tempo è diventato fondamentale e questo tempo che hanno devono riempirlo per più cose possibili, sì. Per cui la tecnica che ci dà tempo è diventata importantissima. Sì. Sì, dice, comunque, ecco, l'idea è... Adesso io purtroppo mi dispiace che vedo anche delle domande, ma non riesco a prendere tutte le parti, quindi io mi chiedo scusa, ma dopo le leggerò dopo, che vedo che c'è un sacco di interventi qua, però purtroppo non li vedo in diretta, quindi mi scuso con Maurizio Montoso, ha detto buonasera, quindi lo saluto. Michele Gandolfi, dopo gli provo a rispondere, e dopo vi prometto che li guarderò tutti, i commenti, però non riesco a farli contemporaneamente. Il tema del tempo è verissimo. Un paradosso secondo me. La tecnica ci permette di fare più cose in meno tempo. Cosa ci manca oggi? Il tempo. È evidente che c'è qualcosa che tocca. Il fatto che puoi fare più robe in meno tempo, ti sottrae tempo. Tu puoi fare più robe in meno tempo e quindi fai un sacco di robe e hai sempre meno tempo. Hai molto più tempo se fai poca roba in molte ore. C'è esattamente il contrario, C'è esattamente il contrario. No, dico, sono dei luoghi comuni che se uno ci pensa dice cavolo, però ci permette di risparmiare un sacco di tempo la tecnica, ci permetterà di avere un sacco di tempo libero per fare altre cose. Al lavoro queste cose che ci mettevi tanto a fare i calcoli a mano, la calcolatrice, ti libererà un sacco di tempo, infatti lavori con sempre più intensità perché devi sempre fare più roba. Quindi il paradosso del tempo a me fa morire da ridere, no? Perché dico, ti fa risparmiare tempo perché fai più in meno, e infatti la cosa che non abbiamo è il tempo oggi. Ma è per forza, se tu puoi far più in meno, hai sempre meno tempo. Se io in 24 ore posso fare una cosa, ho un sacco di tempo libero. Se io in una giornata posso fare una sola cosa, leggere un libro, cavolo, c'ho un tempo libero è incredibile. Se in 24 ore ne posso fare 1,5 miliardi, le riempio tutte. E un po', questo è un po' il paradosso del tempo, no? Ci dà tanto tempo, invece è una gran balla, perché abbiamo pochissimo tempo. La cosa più preziosa, cosa che non abbiamo, è il tempo oggi. Però quello che volevo dire è il discorso proprio dell'efficienza. Cioè tutto questo progresso che va in maniera esponenziale, per cui noi, man mano che passa il tempo, le cose fanno sempre più roba, sempre più velocemente, in un crescendo, in una tipica funzione esponenziale. Le esponenziali sono quelle
crescono in questo modo qua, questa è la singolarità, è tutto basato sulla crescita esponenziale, no? Dice la tecnica sta aumentando la potenza in modo esponenziale, a un certo punto succederà un lavoro per cui sarà una rivoluzione incredibile, no? Bene, questo è il presupposto dello sviluppo tecnologico. Cioè, uno sviluppo tecnologico ha come presupposto il fatto che noi veneriamo l'efficienza. Il fatto che noi ci piace l'efficienza implica il fatto che vogliamo avere degli strumenti sempre più performanti. Quindi, adesso torno alle mie slide e vado un pochino sul qualitativo. Qual è la cosa su cui volevo riflettere? Questo sviluppo tecnologico che negli ultimi 150 anni ha avuto un incremento esponenziale e ci ha portato a questo livello di benessere inimmaginabile prima, e adesso con l'intelligenza artificiale sta diventando ancora più performante fino anche a portarci a delegare cose che prima non avremmo delegato perché non c'erano gli strumenti, gli insegnamenti, i giudizi, eccetera, ha come presupposto il fatto che si faccia più con meno. Ha come presupposto il fatto che è bene che si faccia più con meno. Io delego all'intelligenza artificiale una diagnosi e un esame delle radiografie perché ci mette molto meno una rete neurale multistrato, addestrato, con miliardi e miliardi di radiografie, che un dottore che si deve mettere lì con la sua esperienza e poi magari sbaglia anche. Quindi la formula che vi volevo proporre, ma che ha questo contenuto, è l'aumento esponenziale della tecnologia fino all'intelligenza artificiale presuppone, implica, si dice in logica, una venerazione dell'efficienza, cioè fare più con meno. Il presupposto dello sviluppo tecnologico è che noi veneriamo l'efficienza. Questa è la mia tesi. Bene. Allora, io non so se voi siete d'accordo su questa mia analisi. Però, se per caso foste d'accordo su questa mia analisi, io so con matematica certezza quando ci sarà lo sviluppo esponenziale della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Lo so con matematica certezza. Sì, sì, lo so proprio, ma sicuro. Questo è uno scoop, dici. Io questo lo so di sicuro. Ripeto, se siete d'accordo su questa tesi, allora sì, io so esattamente quando finirà questa corsa in cui l'uomo fa fatica ad adattarsi, cioè uno dei problemi dell'intelligenza, della tecnologia, perché in realtà il problema dell'intelligenza, per quello che dicevo, ma manca un po' stufato questo problema, perché in realtà è il problema della tecnica. Cioè è che la tecnica è sempre più performante e tuttora nel linguaggio noi siamo, come dire, immersi in un linguaggio che ci fa vedere che è bello fare più con meno, ma anche in politica. Cioè in politica la cosa importante banalmente è aumentare il prodotto interno lordo, anche in un'azienda. Io ho un'azienda e sono costretto all'interno del settore economico, non è che posso dire vabbè quest'anno cosa facciamo di meno, dico no. Noi siamo in un mondo, in un sistema tecnico che ci porta a volere l'efficienza, che è strutturato in base all'efficienza, che ha come presupposto di fondo la venerazione dell'efficienza. Più facciamo, meglio stiamo. Più facciamo in meno tempo, meglio è. In generale, ovunque, questa cosa qua è verissima. Questa cosa qua. Però chi non è più performante viene scoperto. Lo mettiamo, che non è più performante. Esatto. È un problema dello scarto. No? Il pontefice visto giusto in questo caso qua, chi non è più efficiente via margine della società, per forza. Va bene, allora io vi dico uno scoop, se voi siete d'accordo con me, che il presupposto dello sviluppo, diciamo il presupposto dell'aumento esponenziale del sistema tecnico dovuto al fatto che l'uomo delega alla tecnica sempre più roba, se il presupposto è che noi veneriamo l'efficienza, allora io so di sicuro quando smetterà questa tendenza, che è la tipica tendenza della nostra età. Quando è che smette? Ma è semplicissimo, quando non venereremo più l'efficienza. Quando noi non venereremo, cioè, se un domani si smettesse di venerare l'efficienza, cala immediatamente anche lo sviluppo tecnico esponenziale. Questo per motivi logici, questa è una legge logica.
Questa è una legge logica, cioè se, lo, se, diciamo, se la, l'aumento esponenziale del sistema tecnico in cui l'uomo delega sempre di più implica una venerazione dell'efficienza, se non c'è la venerazione dell'efficienza, non c'è neanche più l'aumento esponenziale del sistema tecnico con delega sempre maggiore alla tecnica. Questa è una legge logica, eh? Questa è una legge logica. Cioè, ve la dico in una legge logica, è banale, è il modus tollens. Eh? Se piove, allora prendo l'ombrello. Eh? Ma se non prendo l'ombrello, vuol dire che non piove. Se è vero che se piove prendo l'ombrello, e io non prendo l'ombrello, vuol dire che non piove. Questa è si chiama modus tollens in logica, no? Però è così, eh? Cioè, quando è che cesserà questo andamento qua? Quando non ci sarà più la venerazione dell'efficienza. Quando non ci sarà più la venerazione dell'efficienza. È proprio necessario venerarla l'efficienza. Cioè, l'efficienza è sempre un bene. Io ripeto, io sono un affetto da questa venerazione. Vi posso assicurare che nella mia vita combatto in qualche modo, perché io sono un efficientista e poi, essendo anche imprenditore, io cerco l'efficienza nell'azienda. Cioè, non è che puoi fare altrimenti. Poi facciamo anche altre cose con altri che cerchiamo di metterci qualche elemento di discontinuità, eh? Perché poi facciamo anche, facciamo anche altre cose. Però è così. Ma l'efficienza, guardate, se ci pensate, non è sempre un bene. La dico male, ma la banalità del male di Hannah Arendt, Eichmann diceva, io a me mi hanno detto di portare più gente possibile da Auschwitz, era un fenomeno, milioni di persone ci ha portato, massima efficienza, bene o male, cioè, non è che bene l'efficienza sempre, cioè, se ci portava anche meno ebrei forse era meglio, perché quello lo facevo. Non è che l'efficienza è sempre un bene, perché deve essere un bene l'efficienza? Non è mica sempre un bene l'efficienza, non è in sé bene. Non è in sé bene. Se non c'è l'etica. Sì, in sé non è un bene l'efficienza, noi, però noi oggi la veneriamo. Anche quello della caldaia. La caldaia, quella lì è dovuta al caldo che c'hai in casa. Va bene. Allora, adesso volevo un attimino chiudere, perché sono andato un po' lungo anche, mi dispiace, pensavo di essere molto più breve, scusate, ma... Allora... Qual è il problema dell'intelligenza artificiale? Quella della delega. Noi più deleghiamo, più perdiamo. Se continua così, noi diventiamo sempre più deboli e perdiamo capacità sempre più importanti. Questa, secondo me, è una cosa su cui bisogna riflettere profondamente. Secondo me, su cui bisogna in qualche modo avere questa consapevolezza. Noi più deleghiamo, più perdiamo. E stiamo delegando cose importantissime. Stiamo delegando cose importantissime, la nostra intelligenza gli stiamo delegando. Allora, quindi, cosa facciamo? Beh, intanto, se è vero e se è un mezzo senso quello che ho detto, bisogna valutare bene cosa delegare. Eh? Non è che deleghiamo tutto. Cioè, non è che bisogna delegare tutto, almeno valutiamo bene cosa. È proprio bene delegarci tutto alla tecnologia? Valutiamo. Perché se deleghi tutto, c'hai anche delle conseguenze molto, molto negative, se deleghi tutto. Secondo, qui alcuni, sotto c'è anche una piccola bibliografia, no? Iperconnessi è un bellissimo test, no? Che fa vedere come il fatto che noi siamo sempre più, non è proprio legato all'intelligenza artificiale, però dice, se noi deleghiamo tutta la tecnologia, per cui noi viviamo lì e per sapere una cosa andiamo a chiedere tutto lì, cosa dobbiamo fare, che analisi fare, leggevo ieri su 24 ore un nuovo anello che ti dà in tempo reale la diagnosi del battito cardiaco, dei valori del sangue addirittura, quindi eccetera, e quindi ti dice tutto cosa fare eccetera, stiamo arrivando a questi livelli qua, eh? Io conosco persone che hanno lo strumento per misurarsi in tempo reale la glicemia. Quindi noi stiamo delegando tutta anche la nostra salute alla tecnologia, attenzione che diventiamo veramente dipendenti dalla tecnologia in modo irreversibile, eh? Irreversibile. Questo è iperconnessi, no? È legato a un tema un po' diverso. Secondo, mi piace ricordare, io non l'ho trovato nessuno, però se non va bene delegare tutto e alcune capacità sono proprio nostre, beh, cerchiamo di coltivarle, no?
Roberto Casati, un logico, ha scritto questo articolo su 24 ore che dice forse stavolta è il caso di mettersi di trasverso. E dice proprio che con questa intelligenza artificiale, cui praticamente stiamo delegando tutto, dice forse bisogna darci, ci mettiamo di traverso, dice Casati. Come si fa? Alcune cose, dice, tra cui anche coltivare le capacità intrinseche, banalmente le soft skills, no? Memoria, calcolo mentale, non perderle proprio completamente. Perché perderle completamente? Questa potrebbe essere un'idea. Terza cosa. Noi quando facciamo delle valutazioni non possiamo avere l'efficienza come unico criterio di valutazione. Qui ci sono due autori che hanno riflettuto sul tema dell'intelligenza artificiale, in cui si sono posti il problema di dire cosa succede in questi input algoritmo output, no? Cosa succede all'interno di questi algoritmi qua? Cosa succede all'interno di questi algoritmi? Non sono innocui gli algoritmi? Non sono innocui gli algoritmi? Algocrazia, oggi si parla di algocrazia. Ma guardate che non è banale chi è che ci comanda? Ci comandano gli algoritmi, dici, ma cosa dici? Quando tu fai una ricerca su Google, ma Google non è che così ti fa vedere della roba in modo neutro, eh? Ti fa vedere della roba in base a un certo tipo di algoritmi. In questo caso Google lavora in modo tale che ti fa vedere intanto prima quelli che hanno pagato. Vabbè, quello lì ci può stare, è una ditta, mi va anche bene, cioè che ti faccia vedere chi ha pagato di più, c'è scritto, annuncio, eccetera. E lui ti fa vedere Google quelli più ricercati. Questo è un tipo di algoritmo, è un tipo di ricerca che c'è in Google, no? Lui lavora, quelli più ricercati sono quelli che ti fa vedere per primi. In questo modo qua non è mica innocuo, perché c'è un effetto eco. I più ricercati saranno sempre più ricercati, per cui ti fa vedere sempre quelli lì. Cioè non è innocuo, non sto dicendo che è cattivo, io dico non è innocuo. Ad esempio Netflix è contrario. Netflix ti fa vedere banalmente non i più ricercati, ma dice chi ha guardato questo film, di solito ha guardato quell'altro film lì. Diverso, non è il più visto, ma chi ha guardato, non so, Star Trek, ha guardato anche Star Wars. C'è niente di male. Però anche questo è una scelta che c'è all'interno dell'algoritmo. Perché mi fai vedere solo io? Se io voglio vedere qualcosa di diverso, infatti c'è qualcuno che si disconnette e dice ma fammi vedere a caso, io non voglio neanche mi fai vedere i video. Adesso ho guardato un video su Facebook, su Sinner, o solo dei video su Sinner, cioè, ho capito, ma non è che voglio proprio vedere solo, fammi vedere anche qualcos'altro. Non è che li critico, non li critico, sto dicendo non è banale che l'algoritmo sia fatto in un modo piuttosto che in un altro. E allora alcuni autori hanno detto andiamo a vedere cosa c'è dentro gli algoritmi. E cerchiamo di metterci dei principi, anche etici, che ci facciano vedere alcune cose piuttosto che altre. Sono due gli autori di riferimento. Uno è Benanti, che è stato recentemente eletto come presidente della Commissione sull'intelligenza artificiale del governo, è un frate francescano, e l'altro è Floridi, che è stato uno dei primi a porsi il problema dell'etica dell'intelligenza artificiale. Ecco, però loro dicono, cioè non è scontato, mettiamo negli algoritmi dei principi etici. Vuol dire, valutiamo anche in base a qualcos'altro, che non sia solamente l'efficienza o l'economia o chi ha pagato di più. Questo è un altro orizzonte. E adesso chiudo dicendo, io sono sempre più convinto, Carlo, io sono, ormai siamo soli a presidiare la fortezza, ma però chissà, magari fra 150 anni era, però quelli dell'Istituto Filosofico Studi Tumisti, cavolo, ci avevano preso, stiamo a vedere. Il parametro più rilevante per me è l'inutilità. Tornare ad apprezzare le cose inutili. Fare poche cose in molto tempo. Poche cose, una sola cosa in molto tempo. Perché dico questo? Perché una sola cosa in molto tempo sono quelle cose che sono sostanzialmente inutili. Sono sostanzialmente inutili. È raccapricciante fare un'unica cosa in tanto tempo, per la nostra mentalità. Però sono le più belle. Perché tu, quando guardi un panorama, tu fai una sola cosa, non dico in molto tempo, però fai una sola cosa e se ti piace il panorama, ti piacerebbe guardarlo in continuazione. Quindi quell'attività di guardare una cosa bella, perché è inutile? Perché è fine a se stessa. È
fine a se stessa. Tu guardi una cosa bella, cosa vuoi fare? La guardi perché vuoi vedere una cosa bella. Quando stai bene con una persona, stai con una persona e non è che lo fai per altri motivi, ma lo fai perché vuoi stare bene con quella persona lì. È un'attività che si chiama autotelica, fine a se stessa. Le attività fine a se stesse, quindi che non servono da altro, sono appunto inutili. Le attività fine a se stesse non servono ad altro, quindi sono quelle inutili. Quindi l'inutilità, io sono convinto che è un parametro importante anche per misurare la nostra qualità della vita. Quante cose inutili facciamo durante la giornata? Pochissime, pochissime. Tutte strumentali, tutte cose utili facciamo. Non c'è un momento in cui dico, bene, adesso faccio questa cosa che mi piace e basta. Pochissime. Ne abbiamo sempre meno. Abbiamo sempre meno tempo e siamo sempre lì per fare una cosa, per fare qualcos'altro. Perché ci complicano sempre di più la vita. Ci si complica sempre di più la vita. Esatto. Allora, volevo chiudere con una citazione. Ecco, io vorrei chiudere con questa citazione qua. Io non sono assolutamente, ve l'ho già detto, io non sono assolutamente contro le macchine, perché sarebbe stupido, e proprio direi stupido, nel senso che sto dicendo che su alcune cose, per fortuna che ci sono, e il benessere che abbiamo noi è grazie alla tecnologia. Questo vorrei metterlo, darlo per assodato. Però sono anche convinto che non può bastare solamente la tecnologia. Ma bisogna avere un orizzonte che vada oltre la strumentalità. Bisogna avere un orizzonte che vada oltre la strumentalità. La cultura greca era così. Ci dice, filosofavano perché avevano gli schiavi. Verissimo. Avevano gli schiavi per filosofare. Quindi quello era il fine della cultura greca. Era conoscere e stare in società. Il fine della filosofia non era un fatto solo individuale. So un sacco di roba, ma era anche per i greci la polis, no? E quindi il bene comune faceva parte della filosofia pratica, cioè non c'era solo la filosofia teoretica, c'era anche la filosofia pratica. E allora vi volevo citare un testo celeberrimo di Aristotele, no? È importante questo discorso qua. Cioè il fine della cultura greca non era nella crescita della esponenziale della tecnologia, non aveva il culto dell'efficienza, ma le macchine, gli schiavi, le servivano per filosofare. Così la cultura medievale, no? Arti liberali e meccaniche. Le liberali sono liberali perché appunto sono libere, no? Sono le più nobili, sono quelle meno strumentali, le arti liberali. Il fine della cultura medievale era un qualcosa che andava oltre l'aspetto meramente tecnico-strumentale. È bellissimo questo testo di Aristotele, molto commentato. C'è chi dice, ma qua Aristotele sta facendo il burrone, ma figurati te se Aristotele sta facendo il burrone. Dice Aristotele, parliamo della cultura greca, c'erano gli scavi che permettevano agli aristocratici di filosofare, però Aristotele dice anche questo, dice, se ogni strumento, qua stiamo parlando di 2500 anni fa, riuscisse a compiere la sua funzione o dietro un comando o prevedendolo in anticipo, il robot, e così anche le spole tessessero da sé e i plettri toccassero la cetra, i capi artigiani non avrebbero più bisogno di subordinati né i padroni di schiavi. Bellissimo questo testo qua. Cioè, se le macchine andassero da sé, non è che gli schiavi erano una necessità di natura, gli schiavi c'erano perché le macchine non andavano da sé. Quindi, e diceva, se ci fossero le macchine che vanno da sé, non c'è mica più bisogno di schiavi. Però dici, allora era un tecnocrate. No, non era un tecnocrate Aristotele, perché per lui il punto è tutta questa attività pratica aveva una finalità che era esterna all'aspetto meramente produttivo. Quindi, se avessimo dei robot, i greci non erano contro i robot, ce ne parlerà di robot medievali, no? Ma se ci fossero stati bene, che bello, però l'attività dell'uomo era un qualcosa che andava oltre, era un'attività sostanzialmente inutile. Cos'era l'attività più importante dell'uomo? È la filosofia. Adesso chiudo con questo testo bellissimo di Aristotele, che inizia dalla sua Metafisica, e dice quanto segue. Tutti gli uomini per natura tendono al sapere e ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche altra utilità pratica. Si conosce perché è bello conoscere. È bello sapere, è bello capire una cosa.
È bello capire una cosa. Questo dice Aristotele. Non è scienza propria potenza, no? Bacone. So perché poi dopo mi permette di fare della roba. No. Si conosce perché si conosce. Perché è bello conoscere. Perché è nella natura dell'uomo conoscere. Capisco una cosa, basta, la capisco, sono contento. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti, dice Aristotele, lo dimostra. Quando già c'era pressoché tutto ciò che necessitava la vita, ed anche all'agiatezza e dal benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza, parla della filosofia. È evidente dunque che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia ad essa estraneo. E anzi, è evidente che, come diciamo, uomo libero, colui che è fine a se stesso e non è asservito da altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, parla della filosofia, la diciamo libera. Essa sola, infatti, è fine a se stessa. E con questo testo io ho chiuso il mio intervento e attendo le vostre domande e vi ringrazio. Scusate, sono stato un po' lungo, perché di solito non lo sono, francamente, però pensavo di essere troppo corto. Bene, fatemi un attimo leggere i commenti che ci sono qua, eh? Provo a recuperare perché non voglio... Vabbè, questo qua lasciamo fare. Dice Michele Gambol, mi sembra un po' troppo forzato. Se creiamo una superintelligenza, ci dominerà, magari sarà nostro pari e ci conviveremo, dice Michele Gandolfi, che saluto perché so che ci segue da tanto tempo. Ma una superintelligenza, se è una superintelligenza, è superiore a noi? È superiore a noi. Voi pensate, se noi fossimo stati prodotti dalle scimmie, se le scimmie avessero prodotto l'uomo, l'uomo le domina le scimmie, eh? Perché devo convivere, per quale motivo devo convivere con un più, cioè è evidente che non dico mica che lo uccido, eh? Però sicuramente lo uso a mio vantaggio, no? Uno meno intelligente. Se facciamo l'analogia, se le scimmie avessero prodotto l'uomo, l'uomo cosa diceva? Cari scimmie, facciamo una società insieme, siamo tutti uguali. Dico no, noi siamo superiori, andiamo avanti per la nostra strada, facciamo la tecnologia, eccetera, e distruggiamo il pianeta, eccetera. Se è una superintelligenza non convive mica con una sottointelligenza. Se noi facciamo l'esempio dei primati, se loro ci avessero prodotto, noi siamo andati per la nostra strada, i primati sono rimasti lì poverini e li stiamo dominando. È una superintelligenza quella. Dice, magari sarà nostro pari, ci conviveremo. Magari, nel senso magari. Ecco, però se pensa Michele Gandolfi al fatto delle scimmie... scusate. Al fatto delle scimmie, invece, la superintelligenza ci domina. Ma non dico che ci uccide, però ci domina, è superiore. E noi siamo più intelligenti, siamo la specie dominante, perché siamo più intelligenti delle scimmie, c'è poco da fare. La Sabrina invece dice, non credo che nascerà un'intelligenza superiore uguale a quella umana, tuttavia se succedesse potrebbe non volerci dominare, ma non vedo il circolo vizioso. E invece se noi pensiamo alle scimmie, pensiamo a noi, che se noi ci avessero prodotto dei primati, si capisce benissimo che una superintelligenza domina. Comunque speriamo, eh? Dice Michele, in certi ambiti ci fidiamo più della tecnica rispetto all'uomo. Questo sicuramente è vero. Assolutamente. Il navigatore, io mi fido di Google che mi dica qual è la strada migliore. In tanti ambienti, sempre di più. Sempre di più. Poi adesso vale la pausa. Scusate, do un po' spazio alle persone che sono qua. Non concordo, dice, sulla tesi. L'efficienza era sempre adorata, è conseguenza diretta del nostro istinto. Adorata è un aspetto religioso, eh? Adorare è un aspetto religioso. L'uomo non ha mai adorato l'efficienza, adesso l'adoriamo. Una volta
non ci durava l'efficienza, ci durava qualcos'altro, grazie a Cielo. ma neanche i greci ci adoravano l'efficienza, era strumento, chiaro, quella era la grandezza dei greci. Gli schiavi ci servono perché abbiamo un'attività fine a se stessa. I robot ci servono perché abbiamo un'attività fine a se stessa, questo direbbero i greci, no? Noi no, i robot ci servono perché sono più efficienti, quindi abbiamo una società sempre più efficiente che ci fa andare in modo sempre più efficiente, per cui siamo arrivati all'iPhone, cos'è, 14, c'è proprio bisogno di un iPhone ogni anno, porca miseria, cioè. C'è proprio bisogno di un iPhone in continuazione. No, attenzione, sarà sempre adorata un po' forte. Poi dice sempre Michele, io leggo, io credo che il progresso tecnologico si fermerà quando la tecnologia non sarà più utile al progresso, in un'ottica di efficienza, e secondo me ci sono indizi importanti già nella nostra società. Quindi quando la tecnologia non sarà più utile in un'ottica di efficienza, si ferma. Questo andrebbe un po' approfondito, purtroppo su YouTube non è che si riesca a dire tutto. Forse. E poi il signor Oscar Calcagno, l'inutilità salverà il mondo. Bene. Esatto, questo qua è uno dei nostri che. No, non lo conosco il signor Oscar, comunque è il titolo del nostro libro, quindi la ringrazio per l'intervento. E la Sabrina dice complimenti per l'incontro. Va bene. Adesso lascio domande a voi. Posso? Sì. Allora, io sono assolutamente d'accordo con te, soprattutto sul fatto che questa nostra stima esagerata dell'efficienza ci ha portato a un'equazione, secondo me, che è un po' perversa, perché è vero che l'efficienza legata alla tecnica ci ha portato il benessere. Il benessere ci ha portato al denaro, a desiderare sempre più denaro. Il denaro ci ha portato ad avere sempre più potere. Più denaro abbiamo, più potere abbiamo. Questo vuol dire che per cambiare veramente bisogna fare un cambiamento totale. Hai capito? Non ci si può accontentare di cambiare qualche cosina, perché finché l'escalation va in questa direzione non riusciamo a fare niente. Sì, no, dice la signora, per cambiare ci vuole un cambiamento totale, ci vuole un cambiamento di sistema, indubbiamente, ma è chiaro, questo è verissimo. Non riusciamo a fermarci, perché un'escalation perversa, se vuole, però l'escalation di questo. Sì. E poi qual è il prezzo che si paga per tutto questo benessere? L'inquinamento? Cioè, altro aspetto, esatto. Sì, poi c'è l'aspetto, diciamo degenere dello sviluppo tecnologico, che è quello che, se è vero che stiamo distruggendo il pianeta, non è che i greci lo distruggessero, i medievali lo distruggessero, lo stiamo distruggendo noi dall'Ottocento in avanti, non è che se è vero che lo stiamo distruggendo è una diretta conseguenza dell'iper sviluppo tecnologico, questo qua è in dubbio. Poi si può gestire le idee della sostenibilità, io devo dire, sul discorso del sistema sono d'accordo, cioè o cambia il sistema però per cambiare il sistema bisogna iniziare a cambiare delle cose, cioè non è che dici aspettiamo che cambi il sistema. Allora io ti dico la mia opinione, anche da operatore economico, secondo me ci sono oggi elementi per cambiare il sistema, cioè i discorsi che ci sono oggi sulla sostenibilità, al di là del greenwashing, hanno un aspetto positivo che, come dire, da essere umano e anche da filosofo, io mi sento veramente di cavalcare da questo punto di vista qua, perché ci sono degli elementi negativi che potrebbero arrivare anche a incidere e a avere un vero cambiamento di sistema e di prospettive. Però ci vuole tempo. Cioè, il sistema tecnico-economico ci ha messo 150 anni per installarsi, direbbe Heidegger, e per cambiarlo io credo che ce ne vorranno, secondo me, altrettanti probabilmente, se pian pianino si introducono degli elementi di discontinuità e che forse ci permettono anche di non distruggere il pianeta, come spero, perché in realtà poi il problema non è che distruggiamo il pianeta, cioè noi al massimo ci ammazziamo noi.
Il problema non è che stiamo distruggendo il pianeta, che è un problema. Il problema è che noi ci ammazziamo noi. Poi, una volta che ci siamo estinti, il pianeta sta benissimo. Dopo sarà, ci metterà 1000 anni per recuperare tutta la CO2 che abbiamo messo in atmosfera, però, o 2000. Però, quindi il problema è proprio che ci stiamo ammazzando noi. Però io devo dire, se si vuole fare qualcosa, intanto queste qua sono serate che fanno già cambiare un po' il punto di vista. E poi anche nell'aspetto operativo, secondo me ci sono molti elementi di discontinuità nuovi in economia. 20 anni fa l'economia non parlava in questo modo, non faceva queste cose qua. Non faceva queste cose qua. Ci vuole tempo, ci vuole dedizione, ci vuole convinzione, ci vuole un pensiero nuovo, una cultura nuova e un'azione nuova. Ci vogliono tutte e tre. Perché con solo il pensiero ci fa poco. Un'azione senza pensiero fa niente perché continua a fare tutto quello che fanno. E poi ci vuole anche un linguaggio nuovo. Bisogna mettere in circolo qualche concetto nuovo. L'inutilità è un concetto forte. Io volevo... Bene. Questi riunioni dovrebbero venire dei giovani, Claudio. Io ma ci saranno un sacco di giovani, saranno qua. C'è 25 collegati, visto addirittura. Quindi, esatto, staranno guardando Sanremo, magari. Però... Altre domande? Antonella, ecco. Posso fare solo una considerazione? Secondo me, tra le cose che l'intelligenza artificiale rischia di far diminuire è quello di far diminuire la capacità di esercitare il senso critico. Il senso critico, certo, assolutamente sì. Nelle persone, soprattutto nei giovani. Assolutamente sì. Essendo una fonte autorevole, poi ho letto che comunque i giovani hanno già cominciato a utilizzarla, certo, per scrivere i temi, per copiare i temi, dettagli dall'intelligenza artificiale. E questo temo che faccia aumentare l'omologazione e il disinteresse nei confronti della vita sociale, della vita politica, questo per me è un'implicazione importante. No, no, il senso critico, io nelle cose che vi ho citato, qua adesso non mi ricordo che è, però... Ce ne sono anche altri di articoli, molti me li ha segnalati Enrico Ghidoni, però c'è proprio, quando si parla di ricerca della verità, cioè no, l'incapacità di, è proprio una diminuzione di senso critico, la capacità, l'aver perso la lettura profonda, vuol dire anche quello, vuol dire anche quello. E quello è un pericolo che c'è, ecco, poi non bisogna dire, non buttiamo via il cellulare perché è impossibile, però sapere che sono rischiosi, cioè come Platone ha detto bene, secondo me, attenzione, un conto è valutare la potenza dello strumento, un conto è valutare gli effetti che hanno su di te. E questi sono effetti, Platone lo diceva già, Una cosa è la potenza creatrice di arte nuove, la potenza della tecnica, altra cosa è giudicare qual grado di danno e utilità esse possono avere per coloro che li useranno. Danno e inutilità, e utilità è il benessere. Quello lì è in dubbio. Danno o perdi senso critico, quindi bisogna, non ci credo che la tecnica sia, cioè non ci credo che bisogna che la tecnica sia a servizio dell'uomo, non ci credo, la tecnica procede di suo, capito? Siamo noi a servizio della tecnica, però noi come esseri umani invece qualche azione, come dire, quasi di, mi viene un pochino di resistenza, la possiamo fare, e leggere di più, disconnetterci di più, sono azioni che un singolo lo può fare. Quello lo puoi fare. Cambia il mondo? No. Qualcosa è cambiato? Sì. Se a livello anche istituzionale si cominciano a mettere in circolo dei concetti diversi, allora cambia. Se anziché parlare di PIL si parlasse più di felicità come fanno in Bhutan, c'è un solo Stato al mondo che parla di felicità anziché di PIL, magari se fossero 100 gli Stati, allora le cose cambiano. Ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci vuole. Walter, dimmi qualcosa. So che mi critichi sempre, quindi aspetta la tua... scusi, non l'avevo visto. Riprendo quel concetto che perderemo 20, già sono già in lista d'attesa 20 professioni. No, sono molto di più. Le prime 20, cioè i primi call center, poi dopo insegnanti... Vedendo la questione a livello macro, no? Cioè, le considerazioni sono queste. Intanto ci sono state civiltà che erano super avanzate e sono scomparse. Quindi andare sempre avanti non è
una certezza. Una garanzia di sopravvivenza. Gli aztechi, i romani, vedendo questi lavori che scompaiono, vedendo il livello umano, sì. la mia considerazione è questa. Cioè, noi siamo riusciti a riversare quasi tutto il settore primario, l'agricoltura, nel secondario, l'industria, per lavorare. Dopo l'industria il salto è stato grande, perché io quando 50 anni fa feci un tema a scuola che diceva, l'interrogativo era: credete voi che all'epoca c'erano le prime macchine automatiche, non erano robot, mai riuscivano a fare, cioè soprattutto delle cose in catena di montaggio, sì. La chiamavano la domotica, cioè, certo. Pensate che la domotica possa rubare posti di lavoro, cioè, guarda, l'interrogativo ti veniva a dire sì, cioè se i verniciatori, certo. Che erano i primi robot, diciamo le macchine, se prima c'erano 5 persone dietro la macchina per verniciarla, ci penso che robot sono astronauti, risposta sì. Poi, grande salto, scoprimmo che più o meno la disoccupazione era sempre quella, perché eravamo riusciti, esatto. A riversare sul terziario. Certo. Ma il terziario che cos'è oggi? La maggior parte è lavoro intellettuale. Quindi questa rivoluzione industriale con l'intelligenza artificiale, io ce l'ho dopo il terziario, io ce l'ho qualche cosa, perché si parla, certo, anche di attività intellettuali, di persone, cioè non è che sì. Cioè, il miracolo del passare dal secondario a fotografia ad un terziario è stato già un miracolo, perché non so se siamo riusciti tutti, che uno ti vende lo smartphone, quell'altro la rosticceria, lo street food, tutto funziona, sì, c'è ancora la stessa occupazione, ma spazza via buona parte del lavoro. Sì, la domanda che perché l'ufficio arrivi cosa succede dopo? Allora lo vediamo adesso anche con il discorso dei trattori, cioè vuol dire, abbiamo pensato fino adesso che l'economia di là che sia stato contestato il capitalismo, il comunismo, il capitalismo, no, alla fine il capitalismo ha vinto, perché comunque hai creato lavoro, la gente vuole avere un lavoro, per cui vuole spendere, vuole fare quel tenore di vita, certo, che dicevi tu, ma se uno ha anche il posto di lavoro e anche lo stipendio, e va per comprare il cibo, e il cibo non viene fuori dalla terra, perché nessuno lo fa più tirare fuori, cosa se ne fa i soldi? No, la domanda, perché scusa, riassumo un attimo perché non ci sentono qua. La domanda era sul tema del lavoro, no? Diceva il signor Vittorio. Si è passati dall'agricoltura meccanizzata, no? Si è riversati i posti di lavoro nella meccanica, no? Dalla meccanica meccanizzata si sono riversati i posti di lavoro soprattutto a livello più intellettuale, quindi più concettuale, programmazione, artisti anche, esatto. Eccetera. Dice adesso con l'intelligenza artificiale si arriva anche lì. Uno, questi qua dove vanno? Quindi non possiamo più andare nell'agricoltura, nell'industria, ma anche nel terziario, cosa facciamo? E poi, questo qua è il tema del lavoro. Guarda, io su questo qua ti dico la verità. Io non sono molto preoccupato. Dunque, intanto, qua si parla tutto che non c'è più lavoro, non c'è più lavoro nel senso che non si trova più gente che viene a lavorare. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Cioè, se sembra che l'intelligenza, perché questo studio qua non dice sparisce il lavoro, dice questi sono dei lavori che spariscono, che è un altro discorso. Questo studio qua dice i call center non ci sono più. D'altra parte mia madre faceva la centralinista alla Telecom. Una volta il telefono, non è che facevi il telefono e chiamavi la sera, mi passa il signor... Vittorio, e c'era, e infilavano le spine e infilavano, ecco, le passo il signor Vittorio, no? Quello è un lavoro che è sparito, questo non parliamo mica di 2000 anni fa, parliamo di 60 anni fa, e quindi quello lì è un lavoro che è sparito e non è che la gente è andata a fare la fame dopo, quindi alcuni lavori spariscono. Io che sparisca il lavoro, guarda,
Non lo so. Però i romani sono spariti. I romani sono spariti perché si sono, sì, però non, ecco, diciamo, sul tema del lavoro ci sono tre tesi sostanzialmente. Una, è, ad esempio, è quella di Grillo, il reddito di cittadinanza. Ma non che sia un liminare Grillo, però lui dice con l'intelligenza artificiale non c'è più da lavorare, quindi bisogna dare a tutti il reddito di cittadinanza, perché se l'industria vuole andare avanti e nessuno va a lavorare, come fa l'industria consumare quello che produce? Bisogna dare dei soldi gratuiti alla gente che vada a consumare. Questa è una visione che non è mica peregrina. Certo, questa è radio di cittadinanza. Questa è la visione di Beppe Grillo, no? Che dice con l'intelligenza artificiale sparirà il lavoro, quindi non tanto, sparirà proprio il lavoro, sparirà, per cui siccome l'industria deve produrre, qualcuno deve consumare, bisogna che gli diano dei soldi gratuiti per andare a consumare, e in questo modo sta in piedi il sistema tecnico economico. Questa è una visione. L'altra visione analoga, ad esempio, è quella di Rifkin. Rifkin del 1995 scriveva La fine del lavoro, lo preso in mano in questi giorni qua, che anche lui profetizzava che il lavoro sarebbe finito, ma che in qualche modo sarebbe ridotto, ma non sparito. Quindi lui dice, tra un po' ci saranno delle settimane che saranno di 20... Quindi c'è chi dice che il lavoro sparisce, c'è chi dice che si riduce, per cui anziché lavorare 40 ore alla settimana, tutti al massimo ne lavorano 20. Anche questa è una tesi interessante. Vera, falsa, non lo so. Io la penso così, il lavoro non sparisce. Perché se sparisce il lavoro, crolla il sistema tecnico-economico. Cioè, se la gente non ha più da lavorare, va a prendere le macchine e le va a distruggere. Quello fa, eh. Cioè, se non c'ho più da mangiare, io vado dai miei robot e li vado a spaccare in quattro e torno a fare il mestiere che facevo prima, no? Siccome questo non può accadere, perché sarebbe il crollo del sistema tecnico-economico, senz'altro troverà dei correttivi per cui si continuerà a lavorare. D'altra parte la tendenza, questa è, altro che è sparito il lavoro, ragazzi, ma qua lavoriamo fino a 70 anni, oh. Ma come fai a dire che sparisce il lavoro? Ma qua si va in pensione a 70 anni, ma la gente non ha mai lavorato così, altro che sparisce il lavoro. Cioè, si cantava meno, ma però se fai la proporzione è così. E oggi noi saremmo anche in un ambiente economico particolarmente felice, ma non ci trovano mica persone che vengono a lavorare. Quindi io sulla fine del lavoro, francamente, non ci credo proprio neanche un poco. A me sembra proprio idee del tutto astratte, perché sono belle le teorie, poi tu devi avere il coraggio di guardare anche cosa ti sta intorno. Se mi dicono, è sparito il lavoro, dico, boh, lavoriamo sempre di più. La gente non fa più niente, perché io non trovo delle persone che vengono a lavorare. Cioè, ed è così dappertutto, anche nel terziario. Ovunque, però, è così. Però, scusa, quindi queste, però, io ti ho detto le tre tesi. Sì, Grillo, Rifkin e Testi. La qualità, mi spiego. C'è un problema di sicurezza. La tecnologia mi dà... La qualità del lavoro è aumentata, senz'altro. Miliardi di telecamere... che poi nella qualità mi metto un cappuccio e non mi rilevano, e c'è una delinquenza, cioè una qualità che prima con l'uomo non avevo. Cioè lo spendersi, qual è la qualità del lavoro? Cioè lo spendersi nel lavoro, vigile di quartiere, che non ci sta... Cioè non ho capito, il problema è la qualità del lavoro? Sì, la qualità del lavoro, cioè il lavoro c'è, cioè ci sarà, c'è, però... La tecnologia ci ha abituato a perdere la qualità del nostro impegno lavorativo. Non lo so. Questo. Scusami che devo mettere in carica il computer. Perché... Faccio l'esempio della sicurezza. Cioè, per avere più sicurezza ci riempiamo di telecamere, però ne abbiamo sempre meno. Perché poi alla fine... quando c'era un impegno fisico ad interporsi a tutta la delinquenza, perché la gente ci credeva che non devi venire, eccetera, eccetera, ce n'era meno. Adesso non mi impegno più in prima persona, metto 50 via telecamere, già anche il tempo andare a vedere non è un problema, perché poi la tecnologia inventare i sistemi che si autoleggeranno. Però in realtà c'è più delinquenza. Cioè la qualità dell'uomo a produrre un qualche cosa che sia bene per l'uomo è sempre meno in questo discorso di delega. Ho fatto il discorso di sicurezza,
perché l'interesse, cioè, ci sarebbe, sì, 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 è legato anche all'educazione, al ruolo della scuola, al ruolo di quale persona vuoi essere, della famiglia. Sì, diciamo che... Ma se noi prendiamo, isoliamo sul tema sconfiggo delinquenza, cioè dico che non può essere così normale, come normale che la bicicletta la uno 10 volte e non vado neanche più a fare la denuncia, dico, vabbè, tanto è inutile. Diciamo che la tecnologia ha, ha questo aspetto ambivalente, no? Pone dei problemi, li risolve, eh? Li pone, li risolve, quindi c'è più delinquenza, ci sono più telecamere, ci sono più modi per evitare le telecamere, c'è, a questo aspetto, però, ecco, questo però, sì. Come dicevo, il concetto, forse anche filosofico, che ci sta dietro, è che nella delega ci sta anche il non spendersi. Oggi sì, nella delega ti impegni meno, certo. Tende non più a spendersi come gli uomini. Certo, certo, quello è vero. E se ci tende a spendere meno come gli uomini una volta, la qualità della vita avrebbe bisogno. Sì. Abbiamo ancora 3 minuti e volevo sentire Walter perché mi sembrava che avesse una domanda. No? No, mi sembrava che l'avesse, altrimenti possiamo anche. No, beh, condivido le tue considerazioni questa sera sulle ultime cose che dicevi riguardo a come delegare meno, essere meno condizionati da macchine. E da ritrovare un senso più profondo di se nel lavoro nella vita, un pochino di intelligenza però artificiale ci può aiutare nella qualità della vita. Perché esempio, se facevi l'esempio dell'agricoltura, ci sono soluzioni nuove per impattare meno come agricoltura, mantenere una filiera importante e mangiare meglio. Invece passiamo sempre da un estremo all'altro, cioè abbiamo abusato di fitofarmaci, di agricoltura intensiva che ha degli effetti della Commissione europea legati a una serie di studi che così non può essere più sostenibile per mille motivi anche legati ai cambiamenti climatici, che non può essere che però ci si sveglia e si dice no, così non va più bene e si fa il passo indietro perché non si ha il coraggio di prendere scelte e hai sempre avuto un'agricoltura assistita, cioè è una contraddizione una dietro l'altra, ma su lungo tutta la filiera. Poi gli agricoltori hanno anche le buone ragioni, cioè se loro una roba costa 0,30 al litro e chi lo vende a 4,50, poi c'è un problema di filiera, c'è un problema di industria, c'è un problema di tutti che mischia. Ecco, però aspetta un attimo, per puntualizzare un po' la cosa. Ho rifatto vedere quelle slide qua. Io non ho dato un messaggio sono contro l'intelligenza artificiale, eh. Non ho detto questo, ho detto valutiamo bene cosa delegare e attenzione che più deleghiamo più perdiamo, eh. Quindi quello io dico, eh. Io in azienda da me da tempo ne faccio uso, no? Anche non si parla in fondo intelligenza artificiale, però devo essere anche consapevole che certe cose le perdi, è tutto qui, ecco, è tutto qua, non si può essere né tornare indietro, non si può evidentemente. Però neanche dire che bello, questi fanatici un pochino, a me un pochino mi inquietano, eh? Questo è uno che vede un futuro incredibilmente bello, con l'uomo che si mette dei chip dappertutto, si ricorda tutto, eccetera, dico ma un attimo, pensiamoci un attimino, non è proprio necessario metterci la roba in testa, per cosa? Per chi? Per essere più produttivi? Ma cosa me ne frega? Ma sto meglio veramente? Cioè il criterio deve essere attenzione a cosa deleghiamo. Non dico non deleghiamo più, io dico attenzione a cosa deleghiamo. Come fai a fare attenzione? Ah, deve avere qualcosa che vada oltre questo orizzonte efficientista, eh? Cioè o nella vita c'è qualcosa che va oltre questo orizzonte efficientista, altrimenti una misura per capire cosa delegare non ce l'hai mica, eh? Perché se tu tieni solo l'efficienza, allora è sempre meglio delegare tutto, eh? Per quello che bisogna uscire da questo cavolo circolo chiuso dell'efficienza che è onnipresente anche nella vita fisica, eh? Anche nella vita fisica, la società della performance, un bel libro che hanno scritto quelli di Tlon, tutti vogliono fare sempre più belli, sempre più efficienti, allora, sempre meglio, sempre di più, ma per chi? Ma siamo sicuri che sei più contento? Questo è il punto, però ci vuole un punto fuori da questo circolo e l'inutilità secondo me può essere questo punto.
Va bene, io direi che sono le 11 a questo punto qua, torno in studio perché abbiamo uno studio voi qua. Io ringrazio, tanto faccio vedere, no, faccio prima vedere un'osservazione che dice intanto qua, è inutile che ci stiamo a parlarne, dice il signor Tom LaBrooks, l'intelligenza artificiale ci supererà in tutte le nostre funzioni cognitive. Questo è al di là di anima ed emozioni. Può darsi. Sicuramente se continuiamo così, di sicuro. Questo qua sì. Qua ringrazia per l'esposizione di questo argomento, che cerca di interrogarci. Bene, io ringrazio il signor Maurizio Montorsi. E poi, grazie mille, è sempre edificante ascoltarti. E poi chiudo con un bel viva Marx, così passiamo anche per marxisti, oltre che per tomisti marxisti, li abbiamo presi di tutti i colori, quindi va bene. Grazie a tutti di nuovo.